Buonasera, buonasera. È tutto più o meno pronto per l'ultima puntata della stagione. Parleremo di quello che è accaduto questa settimana, parleremo di quello che è accaduto durante tutta questa incredibile, per certi, per tanti versi, questa stagione. E lo faremo con Claudio Palla Reggeni, genitore di Giulio Reggeni, lo faremo con Frankie Energy e altri ospiti. A tra poco qui, Propaganda Live. Benvenuti alla 38esima, nonché ultima puntata di questa terza stagione di Propaganda Live. E cominciamo dai saluti alla Propaganda Orchestra quest'oggi composta sul palco da Roberto Angelini alla chitarra, Gabriele Lanzarotti al basso, Fabio Rondanini alla batteria e Daniele Titarelli al sax. E di qua, prima fila, un applauso a Costanzo Reuter. E a seguire dal TG La 7 Paolo Celata. Buonasera Diego, buonasera. Un applauso da Stampa Francesca Schianchi. Buonasera. Un applauso al direttore dell'Espresso Marco Camilano. Buonasera. Marco Camilano. E un applauso a Michele Rex Zero Calcare. Vedi qua la finalità è quello di Ricci, gli occhiali di Marco D'Ambrosio. Marco. Ma sì, più o meno. Allora, eccoci qui. Siamo dunque arrivati all'epilogo di questa stagione. Adesso tutta la serata passerà così. Questo è l'ultimo stacco sbagliato fatto con la batteria. Questo non si può dire perché magari ce ne saranno altri, però per dire. E questa è l'ultima presentazione della stagione. Vabbè. Detto ciò, Marco, hai tutto bene? Tutto bene, sì. Hai avuto dei problemi? Sì, c'è la tangenziale tutta bloccata. La tangenziale, lo diciamo per i residenti fuori Roma. Fuori Roma. La tangenziale collega buona parte della città, anzi direi quasi tutta la città, è bellissima, se è libera, se è bloccata, no. Mi sono seduto 30 secondi fa. Sì, è appena arrivato, infatti eravamo pronti a... Fermo. Era un attimo che Celata stava per fare lo spiegone, per carità, non che non sia in grado, però sarebbe stato un altro... No, vabbè, adesso così neanche sto bullismo su Celata. Oh, invece Michele, te tutto bene? Tutto bene. Può abbassarsi la telecamera, è giusto, per dare senso a questa mia domanda, ecco. Olè. Mai provato prima in prima serata. Grazie Michele. Sono uscito di casa alle 3 del pomeriggio. Scusate, come? Sono uscito di casa alle 3 del pomeriggio, faceva caldissimo. Ho mandato un messaggio a qualcuno della redazione di cui non farò il nome dicendogli: oh, io forse non faccio il tempo a tornare a casa, posso venire in pantaloncini? Ah, via di tranquillo. Certo. Sono arrivato e certo, sono tu, certo, tu scrivi Alessandro Sentinelli, se fate questo, certo, è chiaro. Detto ciò, pubblicità, a tra poco qui. Ragazzi, dai. Allora, eccoci tornati di nuovo in studio, nel ricordare che siamo ormai in fase 3, boh, sì è fase 3 questa, dai, non è stata ufficializzata in quanto tale, formalmente siamo ancora nella coda della fase 2, ora non so bene cosa sia necessario per sentirci... Pienamente nella fase 3. Poi la fase 3 è l'ultima. Ieri c'è stato un altro DPCM, dai, via, ormai ieri è stato un altro 3. DPCM, penso ormai neanche ce ne accorgiamo più. Una volta stavamo lì con una tensione addosso, adesso... Allora, se vedete dei volti meno noti di quelli di, non so, David Bowie o Barack Obama, sono volti di chi fa questo programma, come si dice in questi casi. Sono i volti di chi fa questo programma. E vabbè, ci sarà modo poi per nominarli e quindi ci sembrava che stanno anche qua in carne ed ossa e non solo cartonati, però ci piaceva farli avanzare un po'. Allora, detto ciò, Marco da Milano, please on stage per l'ultimo spiegone della stagione, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, ultimo spiegone. Sono andato a vedermi il primo della prima di questa stagione. Siamo partiti il 13 settembre 2019. Quel giorno hanno giurato 42 sottosegretari, quindi si chiudeva anche formalmente la crisi d'agosto che ha portato dal mondo di ieri al mondo di oggi, dal conte di ieri al conte di oggi. In quei giorni si parlava di una nuova stagione, era stato promesso un nuovo umanesimo dal premier incaricato al Quirinale e oggi addirittura altro che nuova stagione, altro che nuovo umanesimo, siamo agli Stati Generali. Quel giorno, il 13 settembre, mi sono ricordato, me l'ero appuntato, quel giorno Silvia Romano compiva 24 anni e avevamo ripetuto torna presto, almeno questo. Paolo lo disse anche pochi giorni prima che fosse liberata. È una battaglia che non abbiamo mai smesso di fare. Stati Generali a Villa Panfili, doveva esserci tutto il paese. In realtà non ci sarà l'opposizione, non ci saranno giornalisti, se non ho capito male, non ci sarà la possibilità di accreditarsi, ma soprattutto non ci saranno gli esclusi dalla crisi, i nuovi poveri, i precari, i sottopagati, i cassi integrati, i licenziati. Oddio, facendo questo appello mi viene un po' da fare così, no? Perché c'è un filo di retorica, mi sento un po' Salvini. Allora, diciamo una cosa che Salvini non direbbe: non ci saranno i nuovi italiani, cioè quelli che sabato e domenica scorsi hanno riempito le piazze per ricordare George Floyd e si sono messi in ginocchio 8 minuti e 46 secondi. Non ci saranno i ricercatori. Li abbiamo chiamati eroi, vogliamo ripetere alcuni nomi: Concetta Castilletti, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita. Erano le ricercatrici dello Spallanzani che avevano isolato il virus quando l'epidemia ancora non era cominciata. Poi ce li siamo dimenticati. Oggi il presidente del Consiglio Conte ha detto a Francesca, che l'ha intervistato per La Stampa, ha detto che tra i suoi obiettivi c'è un obiettivo concreto: la Roma-Pescara. È impensabile viaggiare in 4 ore quando in auto ce ne vogliono 2. E mi sono ricordato una cosa, improvvisamente, quando Di Maio e Di Battista alla stazione di Pescara avevano chiesto quanto ci mettiamo ad arrivare a Roma? 5 ore e 45, 6 ore l'ultimo della sera se passiamo da Vezzano. Dici, vedi che continuità di battaglie, vedi, fanno sempre la stessa battaglia, la Roma-Pescara. Beh, forse è l'unica continuità, perché ha detto Paola Regeni, andate a sentire cosa diceva Luigi Di Maio nel 2016 su Giulio. Allora sono andato a vedere, era l'11 febbraio 2016, quindi pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Giulio, e il Movimento 5 Stelle presentò nell'aula della Camera una risoluzione per impedire l'export con l'Egitto. 19 febbraio 2016, Alessandro Di Battista, o si fa chiarezza su Giulio o ritiriamo gli scambi commerciali attorno all'ENI, anzi gli affari finiscono domani mattina. Bene, oggi il Movimento 5 Stelle all'ENI, ai suoi uomini nel consiglio di amministrazione, qualcuno addirittura un compagno d'infanzia di Luigi Di Maio, e ce li ha anche dentro il consiglio di amministrazione di Leonardo. E ieri il consiglio dei ministri ha votato senza una voce contraria che 2 fregate Fremm della Fincantieri fossero vendute all'Egitto di Al-Sisi. Nessun ministro si è opposto, nessuno del Movimento 5 Stelle, nessuno del Partito Democratico, nessuno di Italia Viva, nessuno di Liberi e Uguali. A ricordare Giulio Regeni resta un pezzo importante di società civile e resta la sua famiglia. E questa è una storia davvero molto nostra, molto italiana. E ieri ho visto su alcuni giornali la foto di Alessandra e Federica Lorenzon. Chi sono? Sono 2 donne che hanno perso il papà Antonio, che aveva 84 anni, in una RSA. Erano davanti alla procura di Bergamo, nella foto avevano la carta d'identità del loro papà
ed erano con il comitato Noi Denunceremo, un comitato che si è costituito perché vuole sapere cosa è successo a Nembro, al Sano Lombardo e nelle RSA e in altri posti durante il momento più drammatico, quello che abbiamo raccontato in tutte queste settimane, quello del Covid. E hanno ripetuto due parole, verità e giustizia. Verità e giustizia in questo paese sono affidate quasi sempre, purtroppo, non alle istituzioni dello Stato, ma alle persone normali, alle famiglie che si trovano in una situazione straordinaria, in una situazione eccezionale, non certo per colpa loro. Ilaria Cucchi con Stefano. I parenti delle vittime di Ustica il 28 giugno sono 40 anni da quella strage. I parenti delle vittime della strage della stazione di Bologna il 2 agosto 1980, 85 morti, sono 40 anni. 40 anni fa è stato anche ucciso il giudice Mario Amato che indagava sui NAR, sui terroristi neri, che poi sono stati responsabili della strage di Bologna. E questo è il nostro rapporto della cittadinanza, perché in uno stato autoritario, in uno stato dittatoriale, nell'Argentina dei desaparecidos, delle madri di Plaza de Mayo, viene affidato alle famiglie il compito di chiedere verità e giustizia. In uno stato guidato dai militari come Al-Sisi, ma non è consentito in uno stato democratico. In uno stato democratico non è consentito che Patrick Zaki sia in una prigione egiziana dal 7 febbraio per propaganda sovversiva, cioè per un reato di opinione. In uno stato democratico non è consentito prendere in giro l'opinione pubblica chiedendo la verità quando sei all'opposizione e vendendo le fregate quando sei al governo. Ti confesso, Diego, che questo momento si chiama lo spiegone, ma per tutte queste settimane c'era veramente poco da spiegare. Io non trovavo le parole, non le cercavo ma non le trovavo, perché non si può spiegare quello che è successo in questi mesi, non si può spiegare un male sconosciuto che ti interrompe ogni progetto e che ti spezza ogni sogno, non si può spiegare il vuoto, non si può spiegare il silenzio. Quando sono stato a Fiumicello a visitare la tomba di Giulio, c'erano tante lettere, tante foto, c'era una lettera firmata BG che diceva: ti prego, proteggi gli universitari, i ricercatori e tutti coloro che operano e si impegnano per un mondo migliore. Poi c'era un'altra frase: ti riscriverò spesso se ciò ti farà piacere, per illudermi di trovarmi ancora nella tua gradita compagnia. È una frase di Antonio Gramsci, da una lettera dal carcere. Noi non ti possiamo dimenticare, Giulio, noi vogliamo stare con la tua gradita compagnia, e ci sono due parole che non possiamo smettere di pronunciare: verità e giustizia per Giulio e per tutti. Grazie Marco. Marco da Milano. E dovremmo avere in collegamento con noi, ce l'abbiamo? Eccoli qua, buonasera a Claudio e Paola Reggeni. Buonasera, è un piacere avervi fra noi e ne siamo molto contenti. Allora, avete sentito diciamo lo spiegone, noi lo chiamiamo così, di Marco. Tra l'altro per noi è l'ultimo spiegone, si fa un po' il bilancio della stagione oggi, quindi di una stagione che per tanti versi, che tutti sappiamo, è stata più particolare del solito, diciamo così. E anche per voi è costantemente tempo di bilanci, solo che questi bilanci, da quello che capisco, cambiano in continuazione, no? Allora, Marco ha accennato alla notizia calda di giornata, alla conferma del fatto che il governo ha fatto accordi con l'Egitto per la vendita di due fregate. E ecco, banalmente vi chiedo la vostra reazione, senza voti contrari di nessuno dei partiti della maggioranza, e niente, questo affare è andato via liscio come l'olio, come fosse una relazione diplomatica normale quella tra Italia e Egitto, a maggior ragione dopo quello che è successo a Giulio. Qual è la vostra reazione e se vi sentite in qualche modo traditi, e da chi eventualmente? Sì, Diego. Dunque, la risposta è molto chiara. Non possiamo certo sentirci traditi dall'Egitto,
dopo tutto quello che hanno fatto a nostro figlio e dopo 4 anni e mezzo di menzogne e di depistaggi, e che cosa potevamo altro aspettarci in termini di tradimenti dall'Egitto. In verità è il fuoco amico che fa male e che ci amareggia. E da cittadino, come diceva Marco adesso, uno non si aspetta di dover lottare contro il proprio Stato per ottenere verità e giustizia. E invece è proprio lo Stato italiano che ci ha traditi. La prima volta, il 17 luglio del 2017, quando ha rinviato l'ambasciatore al Cairo. E adesso, con la vendita delle armi all'Egitto, che è un tradimento non solo per noi, ma per tutti gli italiani, per le persone che credono nella inviolabilità dei diritti e nella giustizia, e nel popolo giallo che ci accompagna costantemente e ci sostiene nella nostra ricerca di verità e giustizia. Quindi noi non intendiamo farci prendere più in giro ulteriormente dall'Egitto, e non si pensi che basterà darci 4 cianfrusaglie, indumenti vari, chiacchiere o carte inutili. Non ci accontenteremo più di atti simbolici. Dopo 4 anni e mezzo il tempo è scaduto. Chiediamo invece, e come minimo, uno, la risposta esaustiva a tutti i punti della rogatoria del 29 aprile 2019, che è rimasta totalmente priva di risposta. 2, la consegna delle 5 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura italiana il 28 novembre 2018, in modo che possano essere processate in Italia. I 5 sono tutti ufficiali della National Security. Quindi finché noi non avremo ottenuto queste 2 cose, ci sentiremo traditi. Giustamente diceva non vogliamo più farci prendere in giro dall'Egitto e non ci aspettiamo nulla dall'Egitto, ma dall'Italia sì. Diciamo, no, normalmente dovrebbe essere così, dovrebbe essere. Voi vi siete fatti, quello che speriamo. Ecco, voi vi siete fatti un'idea in questi anni del perché l'Italia di governo in governo, perché poi diciamo, ne sono cambiati, si comporti in maniera, diciamo, non di certo a schiena dritta, ecco, diciamo, ma invece pensi più ai rapporti diplomatici, agli affari con l'Egitto, che non alla ricerca di verità e giustizia per Giulio? Rispondo io con una risposta che ha dato Claudio anche in altre situazioni. Noi in questi 4 anni e mezzo abbiamo visto tante zone grigie dell'Egitto e tante zone grigie dell'Italia. Certo, abbiamo vissuto e visto tanta ipocrisia, e la vendita di queste 2 navi, e sappiamo che seguirà poi la vendita di altre armi, è proprio la ciliegina sulla torta di questa ipocrisia. Quindi, torno a dire quello che ha detto Claudio, basta atti simbolici, ma cose concrete. Probabilmente c'è una certa difficoltà nel fare cose concrete, per la verità. Al di là delle richieste appena elencate, perché poi, come dire, nei momenti in cui si cerca verità e giustizia e si è avuto il dolore che avete avuto voi, e quindi si cerca in tutti i modi di avere fiducia in chi dovrebbe dare delle risposte, e voi immagino ne abbiate comunque avuta in questi anni e poi sia stata delusa questa fiducia. C'è qualcosa, dicevo, al di là di queste richieste specifiche fatte, che potrebbe ridarvi fiducia nel futuro prossimo? Beh, chiaramente avere la verità vera
per quello che è successo a Giulio. E noi vogliamo poi una verità che si basa su una verità processuale. Questo certo non ci ridà Giulio, però è una cosa che troviamo giusta perché esiste il diritto alla verità. Su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani. Ho già detto più volte che rappresenta l'abecedario della violazione dei diritti umani. Diciamo che noi adesso abbiamo fiducia, forse è più semplice rispondere su chi abbiamo adesso fiducia. Noi abbiamo fiducia in tutte le persone che ci stanno vicino, che vengono definite scorta mediatica, che sono i social che ci stanno vicino, Verità per Giulio Regeni, Giulio siamo noi, ma tutte le migliaia di persone in Italia e all'estero. E la scorta mediatica che è fatta sia di persone che anche della stampa, la stampa che ci segue con affetto. E di chi abbiamo fiducia? Abbiamo fiducia nella nostra legale Alessandra Ballerini, che 4 anni e mezzo, che ormai è come se vivesse con noi. E direi un applauso ad Alessandra, che sta lottando insieme a noi. Abbiamo fiducia nella procura e nei suoi investigatori, che sono riusciti veramente a strappare con noi brandelli di verità per fare Harry De Luca. E abbiamo anche fiducia nel presidente della Camera, Fico, che oggi ci ha chiamato per dirci che è con noi, che sta con noi e soprattutto per chiederci come stiamo, perché è l'unica persona del governo che ha pensato che noi potevamo stare anche male. Claudio, se vuoi aggiungere delle cose. Dunque, noi abbiamo sempre fiducia nelle persone che ci hanno seguito fin dall'inizio, come diceva Paola, e alcune di queste sono riportate anche nel nostro libro Giulio fa cose. E vogliamo vedere anche la copertina? Sì. Eccola qua. Nella sezione dei ringraziamenti. Ci sono tante persone che si sono offerte di aiutarci, c'è chi si è offerto spontaneamente di tradurre il libro, chi lo sta leggendo a voce alta, diciamo registrando, per farne un audiolibro. E quindi diciamo persone come quelle del Popolo Giallo che dimostrano apertamente il loro sostegno indossando un braccialetto, una spilla, esponendo una bandiera. E queste cose sono tutte cose che ci danno fiducia, ci danno la forza per continuare la nostra battaglia. Poi volevo ringraziare naturalmente tutti i musicisti che accompagnano il tuo programma e in particolare il bassista Gabriele Lazzarotti, che ha sempre l'adesivo con la richiesta di verità e giustizia sul basso. Grazie Gabriele. Allora, a parte il fatto che fa molta impressione sentire parlare di scorta mediatica, perché la scorta serve a proteggerti da qualcosa, quindi se la scorta è mediatica vuol dire che il pericolo è, mi viene a dire, sia politico, sia quindi questa diciamo è una raffigurazione molto preoccupante e impressionante. Detto ciò, per salutarci e provare anche appunto a ragionare in maniera con un po' di ottimismo e di verso il futuro. Questi sono giorni dove, a margine di un fatto drammatico che è stato visto, è stato filmato, e questo ha fatto anche la differenza, diciamo, non è il primo che viene filmato, ma questo elemento ovviamente ha giocato un ruolo molto importante, ha scatenato un movimento mondiale, perché in queste settimane, in questi giorni, dagli Stati Uniti all'Europa, in Italia, ma direi in tutti i continenti c'è gente che marcia, che protesta per l'uguaglianza, contro il razzismo, per la giustizia, diciamo per verità e giustizia per moltissime persone, in generale un po' per tutti quanti. Vi chiedo, Giulio, in questo contesto come ci si sarebbe trovato, quanto ci sarebbe stato bene, diciamo, no? Quanto questo mondo lo rappresenta in qualche modo nei suoi ideali, nelle sue battaglie, nei suoi studi? Allora, cosa avrebbe fatto esattamente è un po' difficile. E questo è chiaro.
è evidente. Comunque Giulio, per persona che era persona che aveva viaggiato, aveva convissuto quando aveva fatto gli ultimi due anni delle superiori nel New Mexico con 80 nazionalità nel college, United World College, dove c'era, quindi era una persona che era abituata a convivere con persone di cultura, di pelle diversa. Quindi senz'altro, questo possiamo dire, avrebbe dato un contributo. In termini materiali, questo non possiamo dirli. Lui era un ricercatore e quindi probabilmente avrebbe dato un contributo di pensiero. Purtroppo è successo quello che è successo. Giulio ha anche tentato, Giulio è andato in giro a studiare, a viaggiare, però il suo obiettivo era comunque rientrare in Italia, come tanti giovani che studiano, che si dottorano all'estero, ma poi vogliono dare un loro contributo al paese. E questo a Giulio è stato negato perché c'è tutto un problema dell'equipollenza se ti sei laureato all'estero, e poi soprattutto cosa che succede a tanti giovani come lui che conosciamo e di cui leggiamo e che ci scrivono, che fanno colloqui di lavoro sia in ditte private che statali eccetera, e a questi giovani, come è successo a Giulio, non viene neanche risposto. E questo purtroppo è un fenomeno italiano dove andiamo a perderci appunto tutte le competenze. Giulio avrebbe detto la sua, pensiamo, sì, anche perché lui era una persona tollerante, disponibile verso gli altri. Era un giovane normalissimo, però sapeva ascoltare. E quindi in questo contesto attuale, senz'altro avrebbe preso una chiara posizione. Ecco. Io vi ringrazio. Noi ci siamo persi una persona come questa. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi e per tutto quello che state facendo. Da parte nostra possiamo dire che per quel che potremo fare, continueremo a fare da scorta mediatica, sperando che ce ne sia sempre meno bisogno, diciamo così, alla ricerca di verità e giustizia per Giulio. Grazie, arrivederci. Grazie. E a presto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Buonasera.
Un grande applauso al quintetto d'archi, direi del maestro Bosso. Microfono a te. Grazie. Allora, David, sì. Mi presenti intanto i tuoi... Diego Romano al violoncello, Giorgio Galvan al contrabbasso, Antonio Bossone alla viola e Alessandro Cosentino al violino. Allora, ultima puntata della stagione, volevamo in qualche maniera ricordare Ezio Bosso, che diciamo fa parte ovviamente della vostra famiglia, poi era diventato anche parte della nostra e... in maniera migliore di questa non ne conosciamo, penso che non ne conoscesse neanche lui. Voi avete suonato, cosa avete suonato? Abbiamo suonato Festa, che è un brevissimo brano scritto da Ezio, che è oggettivamente un momento anche festoso e molto piccolo ma incredibilmente denso, che è probabilmente una delle cose che Ezio amava mettere nella sua musica, una grandissima ricchezza anche con pochissimi elementi. Ti chiedo, senza parlare di Ezio al passato, sì, ma parlando di Ezio verso il futuro, diciamo in prospettiva, cosa si può fare oltre a continuare a suonare, ovviamente? Ce l'ha detto anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto, ci ricordava quanto fosse poco naturale quello che stava avvenendo e quanto fosse importante invece stare insieme, dal punto di vista proprio culturale e musicale, per continuare a fare propaganda, diciamo così, tanto per usare una parola a noi cara, a Ezio Bosso. Allora, intanto grazie che noi siamo qui, grazie a te all'invito, e vorrei, forse c'è... una sorpresa nella sorpresa, perché Ezio è presente qui adesso, ecco. Che il contrabbasso che sta suonando Giorgio è il contrabbasso di Ezio. Niente meno. Questo non lo sapevo. E Ezio ha chiuso gli occhi 30 giorni fa, poco più. Credo che sicuramente ha lasciato un vuoto che difficilmente è rapidamente colmabile. E sicuramente ritornare a suonare credo che sia la necessità indispensabile, perché... quello che noi facciamo è produrre musica, essere un apparato produttivo di bellezza e cultura, è indispensabile che ricominci, stiamo ricominciando, chi più chi meno. Per quello che riguarda la sua orchestra, la sua famiglia, ci auguriamo semplicemente che il seme che lui ha lasciato possa essere portato avanti e che l'albero che possa crescere sia il più forte possibile. Quello credo che il suo messaggio dovesse essere questo e debba essere questo, chiunque sia. Grazie ancora. E a presto, spero di vedervi sempre suonanti, diciamo. Grazie, grazie mille, grazie ancora. Allora, è una serata ricca, come era ricca e densa la musica di Ezio Bosso e come è stata ricca e densa la chiacchierata, diciamo così, con i genitori di Giulio Regeni, che hanno detto cose precise, come si dice in questi casi, non le hanno mandate a dire. E, ripeto, l'immagine della scorta mediatica fa impressione, e anche quello che dicevi te sui parenti delle vittime. Io mi ricordo, ci feci un pezzo dei miei proprio a margine in occasione dell'Aquila, pensando proprio a quello che raccontavi poco fa, che sta succedendo, cioè i parenti delle vittime di Bergamo che si riuniscono in comitati per cercare verità e giustizia per i propri cari, così come ovviamente storie diverse, e in questo caso i genitori di Giulio Regeni, tutti fanno qualcosa che non dovrebbe essere affidato solo a loro. Ovviamente uno lo fa perché è coinvolto in prima persona, ma formalmente non dovrebbe essere questo il compito. Detto ciò, ne sono successe anche questa settimana, diciamo, di più leggere, e tocca a te, Marco. Lo so. Che cosa ti ha colpito questa settimana? A me, come al solito, non cose eclatanti, ma dettagli, piccole cose, cose di sfondo, cose ecco che rimangono qua. Un po' dietro. E questo... Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, prego Diego. Buongiorno a tutti, appena atterrati a Lubiana in Slovenia, a breve incontrerò il ministro degli Esteri sloveno Hans Logar, eccetera eccetera, e storie sulla Slovenia. Ma non so, io sono rimasto un po', cioè Lubiana mi immaginavo un po' più nordica, più, capito? Ma non lo so, pensavi peggio? Sì, ma
in effetti poi appena atterrati, a me sembra che lui vada verso l'aereo, a meno che non scende facendo il moonwalk, cioè se ne va, che va all'indietro. Infatti assomiglia a Ciampino. Perché è Lubiana, è sceso a Lubiana. Io mi fido del mio ministro e lo seguo. Le tipiche palme di Lubiana. Lo seguo ovunque vada. Appena atterrati ad Atene, oggi nuova missione qui in Grecia per affrontare anche il tema dei flussi turistici. Non è la stessa foto perché non è solo, tra l'altro ci sono... A parte che io ho notato che c'è un carabiniere di Lubiana. No, questo è greco. Però, Atene adesso. Sì, però è uguale... No, mi sembrava quasi... comunque non l'ho notato solo io. Incredibile quanto Lubiana somiglia ad Atene e viceversa. Allora, le immagini Lugole, però... sono tratte dal suo account Instagram ufficiale, quello che guardano anche a Lubiana e Atene, i ministri degli esteri, per lì. Fammi vedere Di Maio che cosa sei ricordato, che foto ha fatto qui da noi. Posso dire una cosa, scusa, prima che cambi foto, non so se tra le tante cose avevi notato anche lo stesso passo più o meno di questa signora qui, guarda, non so se sia la stessa persona, che viene fotografata sempre nello stesso margine della fotografia. Quello non l'avevo notato. E l'ho vista adesso. A me piacevano le tre palme. Sì. Era la cosa che mi è rimasta più impressa. E poi arriva Giuseppe Evangelista. E come entrambe somiglino a Ciampino. Tre aeroporti uguali, perché gli aeroporti vengono fatti un po' a tutti dallo stesso costruttore. Ma che oggi, se le robe fatte col Photoshop non mi piacciono, quindi io sono andato e ho controllato proprio qui su Google Maps e ho riconosciuto... Praticamente, Diego, ti pregherei di indicare il punto in cui si divide l'asfalto scuro da quello chiaro. Qua, questo? Esattamente. Di Maio, ora te lo ripropongo. Dov'è Di Maio? Eccolo qua. Sta lì. Sta asfalto qua. Scuro, asfalto scuro, chiaro. E riga rossa qua. Cioè attenzione. Una... Riga rossa. Eccola qua. Riga rossa. Ti vorrei far notare quelle macchinette là dietro, che sono le macchine che portano la scaletta all'aereo con relativa cupolina parasole. Ecco là, se vedono, le vedi? Eccole, sì, sì. Attenzione però, la prova ultima e definitiva. Ve la mostro, seguitemi. Occhio, occhio, occhio. Le tre palme. Le palme, eccole qua. Le tre palme di Lubiana. La florida vegetazione di Ciampino. Ora, io non posso... Pare che le palme di Ciampino si vedano fino a Lubiana però, cioè, totalmente... Quando è giornata di bel tempo. O è tipo quei posti che sembrano tutti uguali, capito? I McDonald's, gli aeroporti fanno così, sono preconfezionati. Comunque io credo... È un franchising. Non può essere che Di Maio abbia caricato due foto di Ciampino spacciando, una per Lubiana e una per Atene. Secondo me c'entra l'aeronautica militare che, per risparmiare sui voli, gli organizza questa cosa. Lui sale su un finto aereo di cartapesta con tutti gli oblò disegnati con le nuvole. Questo finto aereo, tipo nave dei pirati, è collegato a una di quelle macchine tagadata a giostre, dove un giostraio dell'aeronautica militare gli simula decollo, volo con lieve scossone, più vuoti d'aria, tututum, tututum. Poi lo atterra e tutto il periodo in cui diciamo è in volo nessuno si avvicina lì, perché il giostraio mette i pezzi proprio da giostra e guarda il mondo da una bravo. Vabbè, poi questa era una cazzata, perché io non riesco a capire la sta cosa. Comunque voglio dire una cosa, nessuno li obbliga. Cioè, per quale motivo tu vai a Lubiana e vai a Atene e ti senti tu o tuo social media manager, comunque per me è Di Maio, formalmente è Di Maio, ti senti in dovere di mettere una foto di te che vai, che arrivi in realtà, perché qua c'è l'arrivo, sono a Lubiana, sono ad Atene. Se non te va di farlo, non lo fare, cioè no, perché poi questa situazione qua è veramente grottesca. Cioè, questo è il ministro degli esteri, no? Allora. Esatto. Io. Hai sbagliato tasto. Vabbè, però allora, faceva colore, vai. Per me è semplice sciatteria, non voglio fare un'analisi politica. Però veramente c'è, cioè, chi a Lubiana o ad Atene, magari non un ministro degli esteri, ma un sottoposto, dice fammi andare a vedere che ha messo il ministro Di Maio che è venuto ieri e ci trova le due foto di Ciampino. Che ha detto che si è trovato tanto bene. Ci fai una foto da...
La pera cotta, insomma. Vabbè, comunque Di Maio poi non è che non ci è andato là. Oh, queste già hanno senso. Già. Questo è in Grecia. La Grecia da lunedì aprirà gli italiani. Il ministro Dendias, che ringrazio per la serietà dimostrata, oggi mi ha rassicurato inoltre che entro la fine del mese il governo greco eliminerà qualsiasi obbligo di quarantena per i nostri connazionali. Via ma libera poi, in Grecia. La domanda mia mi sono fatto, ma può essere che Di Maio ha ottenuto questi grandi risultati da solo? Uno che sbaglia a mettere foto, mette quelle del Ciampino, può essere. Ma non c'era qualcuno che l'ha aiutato lì? E la foto me la conferma che lui aveva un assistente formidabile che non è né quello che sta qui alla sinistra né la signora alla destra, ma è lui e il vaso degli esteri. Eccolo qua. Oh, in direzione precisa. Notare come il vaso ha cambiato mise il momento che va in Grecia, mette i colori più terracotta, più, insomma, è una cosa, è un bel vaso degli esteri. Sta proprio dietro di lui, eh? Sta proprio. Può darsi che noi stiamo parlando di questa cosa del vaso degli esteri a chi non ne abbia mai sentito parlare. Sì. Perché si è perso l'ultima puntata di Propaganda. Tutto nasce da questa foto, sempre che posta Di Maio di Ciampino. No, questo è un suo tweet in cui dice... Questo è l'aeroporto di Ciampino, sempre. Sempre qui. Lui dice, sto scrivendo una lettera di fuoco ad Atene, tutti i commenti sotto erano dedicati al vaso. Allora noi abbiamo detto, ma se il vaso buca lo schermo e i social... più del ministro degli esteri, di uno che sta in politica da 10 anni, non conviene far lui vaso degli esteri. Non dico ministro, noi non abbiamo usato fare, dire ministro, abbiamo pensato facciamolo sottosegretario, al posto di chi? Dell'attuale sottosegretario Mario Di Stefano. Questo è il suo account con 43.283 follower. Noi nell'ultima puntata abbiamo lanciato la sfida, se questo account supera come follower quello di Mario Di Stefano, deve essere sottosegretario lui. Ha le carte in regola. Come è andata? Ce lo dice Mario Di Stefano il giorno dopo che ha seguito la trasmissione. Il vaso degli esteri di Propaganda Live ha superato i miei follower. Devo dire anche che ha superato in 2-3 ore alla fine. Non ci ha messo neanche tantissimo. Ha sfornato. A questo punto le cose sono due. E qua veramente la follia, cioè la follia, l'incoscienza, l'ingenuità, non so come chiamarlo. Luigi Di Maio impara il cinese e si fa consigliare da lui e ancora ci siamo. Poi arriva qua, mi aiutate a superare il vaso entro la prossima puntata di Propaganda iniziando a seguirmi. Cioè Mario Di Stefano chiede di essere seguito per superare il vaso. Ma il sotto, secondo me c'è molta ironia. Stiamo parlando, Marco, ridillo, non dell'amichetto, per carità. È il sottosegretario agli esteri. Perfetto, il sottosegretario agli esteri che si ingarella col vaso degli esteri. Allora, ingarellarsi, l'ho già spiegato, cioè entra in competizione. Con l'account del Basilea e lui seriamente dice seguitemi comunque. Allora, dice. Mo scateno i miei, che poi sono tanti, quelli di Rousseau. Poi ci mette la faccina, querite, però la sostanza quella. Allora, è. Quando è partita la sfida stava a 43.283. Io non so se dalla regia abbiamo l'account di Mario De Stefano. C'è? No? Io avevo fatto uno screen tipo stamattina così. Ecco qua, ah, ecco 43.633. Vabbè, ne ha beccati tipo 400, 3-400, un po' di meno. Più, adesso non ho visto bene il numero. No. Allora, okay. Io lo so, la critica, Marco, ma veramente volete fare sottosegretario un vaso, un oggetto inanimato che non ha parola, che come non scusa, ha il vaso degli esteri a quanto è arrivato intanto? Vaso degli esteri, giusto, io non l'ho visto. Abbiamo detto questo, 55.446, mancava questo. E segue solo 3. Ecco. Seguendo 3 account che sono Propaganda, il mio ministro degli esteri di Lubiana e il mio di Slovenia. Sì, credo, non lo so. Vabbè, comunque, dicevamo, il vaso degli esteri che non ha parola, dicono molti, come fa a fare sottosegretario? Lascia perdere, la parola ce l'ha, perché noi questa sera lo abbiamo qui. In grande esclusiva, in un'intervista al vaso degli esteri a Propaganda Live. Prego, ecco, Giovanni. Fa entrare il vaso. Vabbè, ma un drappo russo, una cosa. Cioè, perfetto. È venuto così, un po' come si trovava oggi. È comunque più elegante di Michele, che per carità, so stili. Vabbè, è sempre il mondo. Allora, buonasera vaso. Buonasera, buonasera a tutti. No. Buonasera vaso, buonasera. Allora, per noi è un onore averla qui. E sappiamo che è molto impegnato, abbiamo visto che viaggia parecchio. Ma guardate, è stata una settimana tremenda, perché mi avete creato un casino, diciamo la verità. L'invidia di tutti gli altri, lo stress, le interviste, le richieste di interviste. È stata veramente una settimana dura, complicata. Però, insomma, io tengo duro, tengo duro. Ok, grazie. Allora, la prima domanda che mi viene spontanea è
È evidente che agiva fino a quando ce ne siamo accorti noi sotto copertura, cioè stava lì che lavorava con Di Maio, anche sottoutilizzato, diciamo sottostimato, perché poi c'era sempre il Di Stefano in realtà che prendeva, no? Le onorificenze ufficiali, poi il posto ufficiale, in realtà il lavoro sporco faceva sempre il vaso. Noi abbiamo portato alla ribalta il suo ruolo. L'invidia di chi è? Degli altri politici o degli altri vasi? No, è un'invidia degli altri vasi, ecco. Perché gli altri vasi pensavano che io fossi un vaso di coccio, invece hanno capito che io sono un vaso di ferro. Loro sono dei vasi di coccio e credo che gliel'ho fatto capire con determinazione, un passo dopo l'altro, e adesso arrivano, fioccano le interviste. Negli ultimi giorni mi sono arrivate richieste di interviste da parte della BBC, da parte della CNN, del Bernacoliere, di Le Monde, un po' tutti. L'Espresso, la copertina, no? Pensavo art e design, che ne so. Esatto. Ok. Voi vasi, no? Che... Perché? È una categoria. Scusate, è la prima volta, ma... voi vasi, avete delle competenze particolari, cioè cosa potete portare, ecco, che ventata d'aria fresca potete portare nella politica italiana, diciamolo, ma non solo italiana, perché qua stiamo parlando di politica internazionale. Ma guarda, nella diplomazia noi siamo bravissimi perché noi siamo tondi, tondeggianti, e quindi smussiamo tutti gli angoli, siamo concavi e convessi, siamo in grado di trovare sempre le soluzioni e poi soprattutto stiamo fermi, sono gli altri che si muovono, che fanno casino attorno a noi, che rompono i cocci, noi invece stiamo fermi e alla fine vinciamo sempre noi. E poi c'è sempre questa cosa fondamentale per la quale noi siamo bravissimi, perché questa capacità che abbiamo in questo periodo soprattutto di far vincere i vasi italiani, perché prima i vasi italiani, certo, diciamo, certo, è chiaro, basta con questa storia, perché e francamente questa dinastia dei Ming, i vasi di Creta, no, e tanto i vasi di Pandora, queste cose qua, no, basta. E abbiamo anche deciso adesso che ci sarà una riunione di stati generali dei vasi. I vasi comunicanti. No, però adesso... allora, cioè, ci sta dando una notizia, quindi... Cioè, andrà agli stati generali di Conte o organizzerete degli stati generali vostri, di ceramica? No, faremo degli stati generali nostri a Vietri, perché c'è la ceramica. mi pare giusto, un'ottima... Però lì abbiamo il problema se De Luca ci fa entrare in Campania, questo è l'unico dubbio, è questo qua. Dipende. Abbiamo chiaro se si riuscirà a entrare in Campania. Certo. Senta... Portandola su questioni che abbiamo appena affrontato di politica estera, che cosa ne pensa il vaso degli esteri della notizia di oggi e di quello che abbiamo appena trattato in merito alla vicenda Regeni? Che è una brutta figura dell'Italia, questo lo voglio dire seriamente, è una brutta figura dell'Italia, e credo che le parole, la grande dignità dei genitori di Giulio di questa sera debbano farci capire che cosa vuol dire la dignità che un paese deve avere nel non fare le scelte che abbiamo fatto in queste ore. Io mi sento profondamente vicino ai genitori di Giulio, a tutti quelli che chiedono verità e giustizia per Giulio Regeni, e soprattutto bravi a Propaganda Live, perché avete voluto oggi tenere alta una bandiera che vi fa onore. Grazie. Volevo sapere, per caso voi tra vasi avete dei giochi da tavolo preferiti? Ma sì, di solito giochiamo a Subbuteo. Ecco, a Subbuteo, a Subbuteo. No, a Subbuteo. A Subbuteo. A Subbuteo. Va bene, noi continueremo a seguirla. E mi raccomando, non volevo dire, non si monti la testa, non so come si dice, quale sia il gergo tra vasi, tra... No, tra vasi si dice state sereni, io sto sereno. State sereni, perfetto. Un grande applauso al vaso degli esteri. Mi sembra che abbia tutte le carte in regola per ambire al ruolo che già sta coprendo, e anche ad altri. Grazie al vaso degli esteri. Pubblicità, tra poco qui, Propaganda Live.
grande applauso alla Propaganda Orchestra, Daniele Tittarelli, e alla musica di Carlo Conti, sassofonista che ci ha lasciato la settimana scorsa e che è stato parte di questa, di questo gruppo più di una volta. Archiviato il vaso degli esteri, che abbiamo visto avere una certa competenza, credibilità e anche un po' di, come dire, no? È interessante. Sembriamo di goccio, ma invece... Quindi siamo tondi, siamo fermi, ne ha dette, poi ne ha dette anche e soprattutto sul caso Regeni, sul caso Italia-Egitto, dimostra di avere le idee chiare. Marco. E tutto nasce da, diciamo, da uno svarione web, da una serie di... che fanno questi qua, che, da cui tu non ti aspetti lo svarione. Però tutti lo aspettano lo svarione. Questo qua è stato un caso della settimana. Allora, questa è stata una settimana particolare, sono arrivate delle informazioni o sono state diffuse delle informazioni in maniera un po' stramba rispetto ai mesi passati. OMS no ai guanti neanche al supermercato. In realtà questa è una falsa notizia, perché voglio dire, se io con i guanti metto la mano nella fogna e poi me la metto in faccia, è evidente che il guanto non mi protegge dalla fogna, diciamo, ci arriva chiunque, soprattutto dalla questa fogna, dal virus, da qualsiasi cosa. È una cosa che OMS lo diceva da marzo almeno, non è nuova, solo che la notizia è rimbalzata dopo. E tutti sono rimasti un po' così, perché dice, ma come? Ma sì, perché? Ma decidetevi, l'OMS dichiara che ascoltare l'OMS può aumentare il rischio di contagio. Questa è stata la reazione sulla notizia, diciamo, che non c'era, invece questa c'era. Poi è arrivata questa, OMS, è molto improbabile che un asintomatico possa trasmettere il virus, e qua, dopo 3 mesi di quarantena... Il macello c'è stato. Il macello. Già c'erano i complottisti prima, figuriamoci dopo questa notizia. Infatti, a breve l'OMS fa quel passetto, diciamo, non indietro ma di lato. Su asintomatici servono nuove ricerche. Magari ci dobbiamo pensare un altro po'. Ultimo ora l'OMS grappa per tutti e vaffanculo. Ora, basta, io non voglio più leggere notizie, perché a volte vengono riportate in ritardo, a volte sono contraddittorie nella traduzione, vai a capire. Io vorrei sentire la viva voce del direttore generale, credo, dell'OMS. Eccolo, è lui, e abbiamo una serie di dichiarazioni in effetti molto contraddittorie. Sì, sentiamole tutte insieme, così ci facciamo un'idea. Non so pronunciare il nome, prego. Da questo mese una importantissima, interessantissima notizia. È una notizia. Togliete quella fregnaccia dalla maschera. Mi sa che cambia. Da lunedì, ma madonna, quando state a casa vi dovete mettere il pongo. Io ve l'ho messo fino a lunedì. È una cosa che anche il più libero dei Celenzi dirà che è difficile gestire la questione sublombarda. In vacanza, 2-3 mascherine, mi piacerebbe venirvela a mettere. Ma il discorso è che non vi posso sfiorare il mento. Ma ha detto Franca Bertolini che ha fatto una merda durante la settimana del villaggio che ci sta il cinema croato. Il bravo signor Filippo Di Pre. Adesso fatti una doppia inondazione di brustel roventi. A quest'ora la frittata è venuta bene. Aici. E questa è la parola ufficiale del World Health Organization. Cioè, quelle cadute un po' nonsense. Mondiale della Sanità, trovata da Fabio Celenza. Dicevo, un po' quelle cadute nonsense che piacciono, non c'hanno alcun senso. Andiamo su cose invece che sono più de senso, più di politica vera, insomma, di Eccolo sostanza. Qua. Matteo Salvini, le follie del governo sul decreto scuola, lo sfogo di una mamma e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglass, non è questo il futuro da dare agli studenti, Azzolina bocciata, è l'hashtag. Lanciato da Matteo Salvini. E che Azzolina se fa dire una cosa del genere così? È chiaro che lo va a contrastare sulla materia, cioè sul decreto, perché è lì che... Questo è un grandissimo scontro, questo Azzolina-Salvini. È un bel quarto di finale, direi. Attenzione. Non hai letto il decreto? Non è una novità. Fai propaganda sulla sicurezza? Non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass e non sai neanche come si scrive plexiglass. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza.
parola del ministro. Torno un attimo indietro per vedere a cosa si riferisca lei. Qual è la differenza? C'è una S di troppo scritta da Lazzolina o una di meno scritta da Salvini. Istintivamente io avrei dato ragione a Lazzolina, te dico. Vedi? E lei non vedeva l'ora di togliersi una soddisfazione dopo il caso Imbuti. Quindi, come ha visto, quella S mancante gli ha menato. Fato volle che una volta al secolo... Che anche lui non vedeva l'ora. Per una volta... Con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto plexiglass, ma a sbagliarsi è lei. Perché si scrive proprio così, se questo è un ministro dell'istruzione. Ennesima figuraccia! Il bello è che l'account della Lega punta sulla voce Treccani plexiglass, che non dà scampo, non è una di quelle cose un po' così democristiane, si può scrivere sia così che così, no, dice no, è plexiglass. Quando scrivono, non posso neanche scrivere arcaico, no, perché a volte trovi, se scrivi così è sbagliato, no, è arcaico, ma come sta arcaico, come scrivevano? Deriva da un nome commerciale, cioè un prodotto brevettato plexiglass con una sola S. E diciamo che Salvini la poteva chiudere là e l'avrebbe vinta se non fosse che c'è l'account Lega Salvini Premier che deve sempre sforare, che deve metterci. Azzolina, Salvini, non sai neppure scrivere plexiglass, il Treccani però la smentisce. Tutti ci siamo messi in coro. Che cazzo è il Treccani? Chi è il Treccani? C'è il treppiede, c'è il... È una specie di imbarcazione trimarano. Ieri ho preso il Treccani, ho fatto una gita a Ponza e sto tornando dietro. Avevo un Treccani che veramente consuma poco poi. Allora io adesso non voglio andare a fare ricerche. Io, come si dice, la Treccani, il Treccani, lo voglio sentire da Treccani in persona. L'abbiamo. In collegamento Massimo Brai. Ciao a tutti. Direttore generale qual è la qualifica ufficiale? Direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Attenzione però, perché qua già stiamo usando il maschile, quindi istituto, enciclopedia, com'è? È il Treccani o la Treccani? La Treccani è l'enciclopedia, il Treccani è il vocabolario. Ma io dicevo mai il Treccani. Ma quindi, diciamo... E quindi alla fine questa cosa è una risposta, posso dire, come si diceva una volta, un po' democristiana, cioè... Molto democristiana. Molto democristiana. E ti fermi lì o puoi andare oltre, diciamo? Cioè, già ha dato ragione a Salvini. Beh, insomma, su plexiglass è un'altra risposta complicata. Allora, no, perché qua... Prego, dicevi? No, perché la storia italiana di plexiglass inizia nel 1942 con uno dei nostri più grandi linguisti, che è Bruno Migliorini. Lui il neologismo lo scrive con una S, perché appunto glass in tedesco, vetro, si scrive con una S. Sa bene che il chimico che ha scoperto il plexiglass è Otto Rom, e quindi si scrive con una S. Però ecco, l'Oxford Dictionary, che è un altro grande vocabolario come Treccani, è quello proprio che noi consigliamo. Lo scrive anche con due S, e perché la fonte di riferimento è uno scritto di un premio Nobel, di Steinbeck, che in un articolo che appare nel 1943 sul New York Herald Tribune, scrive plexiglass anche con due S. E quindi in italiano l'uso frequente è con una S, ma in altre lingue prevale anche, come dire, a volte quella con due S. A me piacerebbe tanto che queste due dichiarazioni di voto venissero riportate esattamente così da Lazzolina e da Salvini. Esatto. Cioè, mi sarebbe bellissimo. Sui loro social devono argomentare esattamente come ha fatto adesso Brai. Ora, detto che questa cosa, diciamo, scuote alle radici tutte quante le nostre certezze, perché la Treccani o il Treccani è punto di riferimento di tutti noi buonisti radical chic nel momento in cui si vuole dire ai leghisti che, no, che vai a studia. Invece in questo caso la Treccani, che appoggia il sovranismo in Italia, è una nuova, no, è un nuovo posizionamento di cui prendiamo atto. Ma al di là di questo, Marco, hai degli altri esempi? Io credo che siamo per entrare forse in un momento buono di questi tempi che sono un pochettino sguaiati, un po' così, che è quello Gran Marnazzi, perché ho questo documento reale, l'ho fotografato sul computer, sul sito del Senato della Repubblica. Eccolo qua.
Si riferisce alla, alla riunione, come si può dire, alla, all'assemblea di ieri. Resoconto stenografico di una seduta. Esatto. Dell'11 giugno. Avviso di rettifica. Dove prego, qualcuno ha detto: ogni scarrafone è bello a mamma sua, da sostituire con le seguenti: ogni scarrafone è bello a mamma soglia. Allora, c'è qualcuno che si è dedicato a rileggere tutta la seduta stenografata e ha detto: no, è scritto male. Ci stanno 30.000 lire di correzione là, cioè non lo so, boh, perché? Come vuole la Treccani o il Treccani, diciamo, vabbè, in questi sì, casi... Sì, vederne un segno positivo dei tempi, oppure se stiamo a rincontrare... O è una deriva. Ecco. O è la lingua che si evolve. Beh, noi studiamo come la lingua, come dire, cambia, perché come dire, una delle missioni di Treccani è studiare proprio che la lingua è viva, non è qualcosa di morto. E quindi abbiamo, una delle cose che più ci ha colpito è stato per esempio le parole utilizzate durante la pandemia e quelle ricercate dagli italiani durante la pandemia. Hanno in qualche modo seguito quello che accadeva nel paese proprio attraverso l'uso delle parole. E quindi all'inizio cercavano epidemia, cercavano contagio, poi hanno cercato pandemia, hanno cercato draconiano. Abbiamo centinaia di migliaia di persone che in un giorno cercavano che cosa volesse dire draconiano. Qualcuno. Ma hanno anche cercato resilienza, hanno cercato mascherine ovviamente. Hanno cercato hanno congiunto cercato pure, l'hanno usato. Alcune parole nuove come wet market, perché sono appunto... i mercati in Cina in cui si vendono gli animali vivi. E in questo modo cercavano di orientarsi rispetto a qualcosa che nessuno di noi si aspettava. Certo, mi immagino Zaia che cerca sulla Treccani la storia dei cinesi che mangiano i pipistrelli, i sorci vivi, com'era lì? Fase 3, gente che si saluta, come va? Mercato dei sorci vivi in Cina sulla Treccani. Resilio, resilio. Oh, hai citato, ci siamo ancora in teoria, anche in pratica, nella pandemia, anche se in una fase diversa. La Treccani come ha interagito con questa situazione? È andata avanti? Che cosa avete fatto? Ma abbiamo da una parte tenuto vivo un rapporto soprattutto con le scuole, con questa piattaforma che è Treccani Scuola, con credo un buon lavoro, nonostante come dire abbiamo credo sottolineato come tutti il disastro di un divario digitale che ha lasciato quasi 1 milione di studenti che non si potevano collegare, quasi il 30% che aveva solo uno strumento in casa e quindi se un genitore lavorava il figlio non poteva seguire le lezioni. Abbiamo anche fatto il nostro primo festival digitale dove abbiamo invitato a parlare Paolo Giordano, Yumpa Lahiri, Emma Stoccolma, abbiamo chiesto a Max Pezzali di spiegare una parola che c'è in Treccani che è friend zone e questo friend è stato un momento credo ancora una volta di far vedere come la lingua è viva. Sì, no, questo al di là del fatto che voi l'abbiate chiesto a Max Pezzali, grande nostro amico, a Emma Stoccolma e non abbiate chiesto nulla a noi. Vabbè, chiedevano perché era italiano, era italiano, ecco perché, grazie. Non vorrei. Scusa, perdona. Vabbè. A proposito, hai qualcosa da mostrare per salutarci? Io mi sono commosso sul divario digitale invece di digital divide, guarda perché. Però. Sì. Allora, questo è abbastanza personale e riguarda tre voci della Treccani che io ho trovato. Allora, queste sono voci... Io veramente neanche lo sapevo che esistesse. Allora, là c'è Bianchi, virgola Diego, giornalista, quello so io, riconosco la data di nascita. Maccox, non puoi che essere tu, Zero Calcare, diciamo che ci siamo. Ora, anche senza andare a leggere, c'è un'evidente disparità. No? Allora, la cosa è... Cioè, io sono, come dire, il frontman di questo programma, dovrei essere quello, diciamo, più figo e c'ho uno spazietto così. Marco, che... Ha dalla sua l'anzianità rispetto a me di poco, quindi dovrebbe essere un pochino più grande, diciamo alla pari ci stiamo. Non si capisce per quale motivo qua il giovane in bermuda camouflage abbia questa roba qua, che poi mi dice Marco essere solo la prima parte. No, io l'ho tagliata, è proprio un volume. Tu l'hai tagliata, è un volume, cioè, volume Treccani è Zer Cal. Esatto. Esatto. Una roba terribile. Ecco, se può darci una spiegazione, se puoi darci, visto che sono passato a lei rapidamente, per salutarci, grazie. No, io volevo lanciare una cosa però. Allora, se ci sono questi tre elementi della cultura pop, voglio una voce vaso esteri, ce lo vogliamo nella Treccani. Lanciamo l'hashtag vaso esteri nella Treccani. Poi ci spiega anche sto divario a cosa è dovuto.
Ma di vasi ne abbiamo già moltissimi: il vaso di Pandora, il vaso di Samo, i vasi fitti, il vaso da notte, il vaso alla turca, il vaso inglese. Possiamo sicuramente proporre alla redazione anche il vaso degli esteri. Benissimo, va bene. Grazie a Massimo Brai. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille, a presto. Diego, sì. Non mi pareva bello dirlo, ho cercato. Maglio di Stefano non c'è nella trecca, va bene. No. Ah, vabbè. Se ci finisce vaso degli esteri, scherzavo. Va bene, passiamo a un altro argomento che secondo me un po' c'entra. Manifestanti buttano giù la statua di Cristoforo Colombo nella capitale dello stato del Minnesota, St. Paul. Ah, giusto per contestualizzare tutto, Francesca. È un'evoluzione delle proteste, è cominciato già da qualche giorno, si è cominciato ad abbattere, è successo lì, è successo a Richmond, statue di personaggi legati o a episodi di razzismo o di colonialismo, in questo caso è Cristoforo Colombo, nell'idea, no, del colonizzatore. Poi è dilagato anche in altri luoghi, non solo in America, a Milano si è discusso della statua di Montanelli con i sentinelli che chiedono di toglierla. Chiaro, chiarissimo. E diciamo che sulle statue di Colombo buttate giù non c'è stata una grandissima reazione, finché non è uscito questo articolo, che io però ripropongo in inglese, cioè articolo originale, prego. HBO ritira Via col vento per una rappresentazione razzista. Ora sotto c'è scritto, perché va chiarito, il servizio servizio di streaming ha detto che sarà said it plan to, che ha pianificato di riportare il film del 39 with a discussion, con una discussione del contesto storico in cui è stato girato. E questa è la notizia, ritirano per poi ripubblicare online il film con un piccolo addendum, no? Qualcosa che chiarisca il contesto. Come l'hanno capita qua? Censurato! Dopo la battaglia su Plexiglas, Matteo Salvini trova questa: nel nome del politicamente corretto buonista censurano anche Via col vento. Follia! Follia! Cioè, praticamente, secondo lui, avevano stroncato Via col vento a 2 ore. Questo a margine di tutte le dichiarazioni di Salvini su George Floyd, di cui avete letto, con cui veramente ha riempito telegiornali e telegiornali. Via col vento, diciamo, questa cosa lo ha colpito molto. A lui Via col vento ci è rimasto male. Questa è un'intervista tradotta al Post, al portavoce di HBO Max. Una discussione nel suo contesto, si è spiegato che il film non verrà tagliato o modificato, perché sarebbe come sostenere che quei pregiudizi non sono mai esistiti. Quella è la censura, quando tu prendi, tagli via dei pezzi e sono scomparsi per sempre dalla storia, non quando li spieghi. Ma Salvini ormai ha preso l'abbrivio, capito? Perché dice: ha trovato questo filone e non lo molla, almeno per ora. Via col vento, Moretti, cioccolatini e birra, Negroni e Montenegro, con tutti i problemi che ci sono in Italia e nel mondo, possiamo dirlo, stop all'idiozia del politicamente corretto, tutti fratelli senza essere scemi, allora, con tutti i problemi che ci sono nel mondo. Quindi lui ci fa un post, e non solo un post, fa anche un video. Ma io voglio farvi notare una cosa, un attimo: la comunicazione dei Salvini è fatta di liste, è come Bubba Gump, quello di Forrest Gump, che te l'ha anche gamberi, cotti, così. Lui con la lista va fortissimo. Sapete che Salvini, anche oltre a intrecciare, c'ha questa cosa che conta, sì, sempre, no? È sempre così. E qui pure parte con una lista che va solo vista. Prego. Benvenuti al festival. Dov'è? Eccola. Dell'idiozia e del politicamente corretto. Supermercati che ritirano cioccolatini per antirazzismo. Tra un po' aspettiamo che ritiri il mantino nero, il caffè scuro, Gesù e Madonna scuri. No. Allora, io quando me l'ha fatto vedere Marco ho detto: ma veramente ha fatto sto video? Questo non è eccellenza. No. E Gesù, io non ho capito, dice Gesù. Gesù e Madonna scuri. Gesù e Madonna scuri. Che si capisce se gli si era sporcato. Cioè, no, da come lo dice sembra come che l'ha trovato. Il sigaro, io ci ho dovuto pensare tantissimo. Perché? Il sigaro? Il suo immaginario? È cubano. Poi ho pensato, perché c'è una marca di sigari che si chiama Montenegro, l'ho imparato sui romanzi. Sì, è vero, Montenegro. Ecco. Ma lui, secondo me, io pensavo che Montenegro intendesse l'amaro. Amaro? Non lo so. Forse tutti e due. Comunque, anche lo Stato, cioè anche boh. Questa sua elenchite l'ha resa al meglio con un video meraviglioso, l'utente Milko Schinolfi, che pure questo va solo visto, ragazzi.
È una roba bellissima. Case, negozi, strade, alberghi, ristoranti, cantine, lavoratori, agli elettricisti, ai muratori, ai falegnami, bambini, dal Natale, dai canti, dai cori, dalle recite, dalla tradizione, la nostra storia, la nostra cultura. Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, il Bue, l'Asinello, i Re Magi, alla comunità veneziana, di Matera, alla comunità di Altamura, alla comunità salentina, alle popolazioni dell'Alto Adige o della Calabria, Ilva, Acciaio, Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti, incapaci, superficiali, pericolosi. Con bottiglie, sassi, petardi, fumogeni, palloncini pieni di vernice, tasse, sbarchi e manette. Bella, vivace, posizioni, terreno, certezze, lavoro, sicurezza, sporca, spenta, caotica, insicura, disoccupata. Tranquilli, sorridenti, pacifici, a testa alta, agli emiliani, ai romagnoli, ai calabresi, ai romani, ai toscani, agli italiani. Attenzione, gol, gol! Che grande, che grande. Veramente sotto l'incrocio. Ah. L'ho tagliata, erano 2 minuti tutti così, poteva far 6 ore. Comunque io di elenchi e di iconoclastia ne voglio sentir parlare solo da un uomo del nord, il nostro, che è tornato. Ce l'abbiamo! Andrea Pennacchi! Il Pojana, di nuovo a Propaganda Live, in presenza. Hanno tolto i moretti dagli scaffali. I moretti. E testa di moro, i dolcetti, quei tossici, i cioccolatini. Ah, perché sono offensivi, sono razzisti. E mi adesso cosa porto a mia mamma? Che finalmente posso tornare a trovarla al pensionato. Cosa le porto? Che lei è ghiotta di moretti. Vabbè, dai, dammi un pacchetto di morositas. Cosa? Mi gira un attimo. E mi fanno un casino dell'ostia. In America, in aerei, tira giù le statue degli schiavisti. Gli indiani tira giù le statue di Cristoforo Colombo. Qua gli etiopi, vuoi tirare giù la statua di Indro Montanelli? Ah, non sei gli etiopi. Ah, vabbè. Vogliono bruciare il film, come si chiama, Via col vento, perché sei razzista. Sono rappresentazioni culturali superate. A me, ma va bene, caso me ne c'ava a me, di un vecchio rincoglionio o di un film che sei razzista verso di me, perché dura 4 ore e mi dopo 20 minuti sono indormesà sul divano. E dei schiavisti americani, me non me ne c'ava niente. Figurarsi poi di Cristoforo Colombo, un genovese imbriago, che ha scoperto l'America perché ha sbagliato strada. Vuoi andare in India? Per cui si chiama indiani. Perché se andai in India, pensa se vuoi andare in Cina. Si chiamava cinesi, cowboy e cinesi, sai che ridere? Vabbè, dai, ricontestualizziamo tutto. Me va bene. Via le carte dal negro, dalle osterie. Via il Moro di Venezia da Otello. Via i Mori di Piazza San Marco. Va bene tutto, Dante Alighieri, islamofobo. Va bene, mi va bene tutto. Però se ricontestualizziamo, facciamolo bene. Perché se io non posso più cantare, siamo i Vattussi. Ricontestualizziamo bene. Esempio, se a Vicenza non bisogna più firmare la dichiarazione di antifascismo per occupare il suolo pubblico, voi dovete stare muti. Muti dovete stare, perché era una clausola razzista verso i fascisti. E perché i fascisti sì e i comunisti no? E le foibe? Eh? E via le pietre d'inciampo. Che dà fastidio magari ai discendenti dei nazisti. Del resto, se erano così arrabbiati con gli ebrei, qualcosa gli avranno fatto prima, o no? I talebani, dal suo punto di vista, che aveva ragione a buttare giù statue del Buddha, giusto? Anzi, mi sarei anche per buttare giù tutte le statue di Garibaldi Liberatore che se ne è piazza giù al sud. Eh sì, per forza, è arrivato, vi ha liberati tutti dai Borboni. E dopo Teano che ha fatto il passaggio di proprietà con i Savoia, come una macchina usata, più schiavista di così. Teroni, neanche buoni di liberarvi da soi. Appena arriva uno dal nord che dice «Sono un liberatore, tutti quanti bravo, tutti drio!» Te vedrai tra poco quante statue che farete de Salvini liberatore, pare che ho capito nel DNA, ho capito. Mancano gli altri Via tutte le statue di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia e re galantuomo, che ha perso tutte le battaglie, ma ha vinto il Veneto come premio di guerra. E buttarle giù in fretta le statue, che sennò arriva l'ebete di Emanuele Filiberto a dire che gli stai cancellando la sua di storia. Ma mi daria ancora più indrio. Le famose strade, quelle che portano tutte a Roma, come le hanno costruite i romani antichi? Quei schiavi, che sennò col caso che le finivano qua voglia di lavorare che gai romani. E allora via, distruggerle, giusto?
e piramidi, faraoni le ha fatte costruire agli schiavi, distruggere, cancella e riscrivi. E ascia che ti dicano che per carità la storia non si cambia cancellandola. La storia bisogna studiarla, così eviti di fare gli errori del passato. Cassade, la storia è fatta di gente che tira giù le statue e riscrive la storia. Quando ha vinto però, quando ha vinto. Questa è l'unica roba che ti insegna la storia, se no per il resto è come la mia maestra delle elementari che non faceva un caso tutto il giorno e dopo ti bocciava perché non avevi seguito la lezione, te puniva perché non avevi capito la lezione. Ascoltami a me, l'unico monumento alla schiavitù che durerà in eterno è il Capanon, perché abbiamo faticato come schiavi per costruirlo, ma quando morimo ci facciamo seppellire dentro come i faraoni! Andrea Pennacchi! Grande protagonista di questa stagione di Propaganda Live! Ciao Andrea! Grazie, grazie ancora. E torniamo in studio. Ecco. Appunto, il Pogliano l'ha appena accennato. È la forma di sport che ho praticato in questi mesi, sai questo corridoio qua? Forse si vede anche. Prego Marco, allora. Comunque, Andrea appunto l'ha nominato, Emanuele Filiberto, e la sua frase famosa: Italia, quello che vedo in TV non mi piace, per questo ho deciso di dare il mio contributo. Il bello che nell'intervista gli chiedono: ma da dove lo vedi? Da Monte Carlo. Quindi noi abbiamo detto: l'Italia che si vede in TV di Monte Carlo convince un aristocratico a dire devo andare là ad aiutarli. E abbiamo pensato: ma mandiamoci Matteo Magor a Monte Carlo a vedere cosa cavolo si vedono in TV. Fatto sta che ha trovato le frontiere chiuse. Allora noi abbiamo detto: Matteo, questa la devi risolvere tu, trovi un altro posto in Italia dove ci vanno tutti aristocratici, qualcosa di simile a Monte Carlo. E così ha avviato Matteo Magor. Insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un'Italia di cui essere fieri, del cui futuro non sentiamo mai parlare, perché la politica lo ha cancellato. Questo è il vero problema. Adesso ma aspetta che mi portano adesso il champagne preso, sì. Do you know Emanuele Filiberto? Sì, è bellissimo quel ragazzo. È presentatore di televisione, era un uomo bellissimo. Adesso che c'è fuori c'è una vista più ampia, più sopra il paese, quello che succede. E buona sorte per l'Italia. Filiberto ha detto: io guardando la televisione vedo un paese in crisi, eccetera, eccetera. Ma a che televisione si riferisce? Forse Rete 4, Canale 5, Rai 1, che sono tutti pessimisti. Ci vogliono chiudere in casa tutti? E per me la televisione è pattumiera. Tutte le reti sono pattumiere. La 7 c'è un amico di mio marito che abitava a Biella, con Ubi, e si chiama, come si chiama quello di La 7, Marco? Giletti, ecco, Giletti. E Emanuele Filiberto in tutto questo? Mi piace moltissimo, perché lui è una persona del popolo, alla portata di tutti, è partito dal basso, sì. Ecco, soprattutto è partito dal basso, è proprio di una cosa di Emanuele Filiberto, è partito dal basso. Che vuol dire che è partito tipo Marchese, che ne so. Sì. Dai, ho iniziato... fatto famiglia, quella che era, e lui però mi sembra una persona intelligente, preparata, colta, sincero, pulito, con molta preparazione a livello economico, a livello sociale, a livello di vita vissuta, passata. Cioè credo che sia una persona abbastanza adatta per fare qualcosa di buono. Questo chi? Salvini. È colto. Questo è il numero preferito di Matteo, la trivela di Magorri. Questo chi? E ce ne saranno altri, attenzione. È simpatico, è brillante, è ricco, intelligente, parla bene francese, parla bene inglese, ma è una persona squisita. Cioè è il classico italiano, scusate. E questo chi però? Silvio Berlusconi. Ha voglia di fare, ha voglia di salvare questo popolo. È sempre stata una persona squisita, un po' irruente, diciamo, delle volte.
Però secondo me ha delle belle idee, insieme alla Meloni si può fare tanto, secondo me, se si mettono insieme riescono ad attivare un governo loro, a esperienza, a competenza, e chiaro, non sarà un politico come Berlusconi, attenzione, però comunque ha una certa cultura, è una persona che attenzione vuole bene all'Italia, oh, e agli italiani, che è la cosa che secondo me conta. Ma questo chi? Pappalardo. Ole, attenzione! E andiamo avanti. È andata, credo. Fine. Ecco qua, era finita. Questa. Un applauso a Matteo Macor, che sta da qualche parte qua. Ok. Allora. Questa era l'aristocrazia, diciamo. Come dici, Paolo? Il famoso autore di sinfonie, Pappalardo. Pappalardo, certo. Che ricominciamo. Comunque. Compositore. Diciamo, compositore, sì. Sì. Noi non abbiamo scoperto bene cosa guardino in televisione i ricchi oppure i nobili di Monte Carlo, però abbiamo un documento che ci dice cosa guardano i grandi nobili d'Europa, insomma, i grandi coronati. Ve lo proponiamo. E pensi che qualche recensione l'avranno fatta? L'antenna sta bene? L'antenna mia non va bene. C'è un po' di bisogno di un paio di potenze extra. Bella notizia, sì, per il principe Carlo sicuro, cioè per esempio il Via Successo me lo sono riguardato centinaia di volte. Quando a Boris gli ha menato padre Luciani a cosa? Magalli è un altro esempio che non mi piacerebbe andarci, no? A Rai Sciopero fanno dei programmi bellissimi, tipo Noi donne così, fatti forza, Milano grande città, prigioni e quarta papete, che è la storia di un ragazzo che augura buone vacanze e anche un futuro un po' più presente. Un applauso a Fabio Celenza, anche lui, Fabio, protagonista di questa stagione pubblicità, tra poco qui, Pagana Live. Per questa versione di un classicone dei fine anni 80, primi 90, credo, ora l'hanno dato, non lo so, di Soul to Soul, Back to Life, Back to Reality. Allora, torniamo alla dura realtà con Zero Calcare, prego, Michele, Rex, Zero Calcare, mostrati in tutta la tua magnificenza. Che stile. Prossimo anno lo faccio tutto così anch'io, ma sì. Anche d'inverno, è lì la cosa bella. Faceva caldissimo oggi. Faceva caldissimo oggi. E infatti, ma la televisione è piena di gente in Bermuda. proprio per questo motivo, ma da mesi. Allora, hai bussato con i piedi oggi, come scusa? Gente in Bermuda con la pagina sulla Treccani. Esatto, esattamente. Che fa liste. Io sto ancora pensando a quel video di Salvini, quando mi ha fatto vedere, veramente ancora sono convinto che sia Celenza o qualcosa della satira, comunque, che non è possibile. Comunque, detto ciò, dicevo, hai bussato con i piedi quest'oggi? Sì, ho portato una cosa. Hai portato una cosa? Ho portato una cosa, che volevo fare quella roba che diceva anche Marco l'altra volta delle interviste, eccetera, ma in verità le interviste hanno dei tempi lunghi. Le interviste prevedono l'intervistato? Per l'intervistato prevede che comunque poi devi riuscire a farlo parlare in maniera naturale. Ce lo dici dopo, ci spieghi, non ci spoilerare, vediamo questo tuo, come si intitola? Non mi scordo sempre dei metodi. Ma il titolo, dai, la stessa. Che cazzo? Però è tutto uguale, alla fine uno dice, ti ricordi, ho visto quella, vabbè, ok, niente. Vai, prego regia.
Io volevo fare una cosa su George Floyd, perché dopo sti giorni di merda che uno dovrebbe parlare solo delle casse integrazioni che non arrivano, o se arrivano sono così tassate che per non bonificarli tu spicci e dura mia, un sacco di gente gli sta andando direttamente tra i goleador che famo prima. In tutto sto scenario desolante, sta cosa che tutto il mondo si solleva contro il razzismo e contro la brutalità poliziesca, mi pareva comunque un barlume di speranza. Volevo fare una cosa fighissima e paracula, cioè andare in Piazza del Popolo a manifestazione, registrare una chiacchierata con Pischella e una Pischella neri, fargli doppiare il cartone a loro, così io non dovevo pensare un cazzo, tanto parlavano loro. Eppure se dicevano una roba efferata tipo ah bisogna bruciare i simboli dell'oppressione e poi buttare i bigattini nei cessi di Montecitorio, sì, qualcuno mi cagava il cazzo, io gli potevo dire oh ma che fa, ma l'ha detto lui, ma mica l'ho detto io, ti è parlace. Ma domenica mattina io non mi sveglio, non mi è mai capitato, io ho l'insonnia mortale da 14 anni, non dormo un cazzo mai tranne oggi, unico giorno che mi faccio 12 ore di coma profondo. Comunque mi pare evidente che la mia ghiandola pineale, altresì detta epifisi, che la ghiandola che regola l'ormone del sonno, sta fissa col suprematismo bianco, anzi sta proprio col Ku Klux Klan. Se no non si spiega. Mi sento una merda. Mi guardo allo specchio e vedo Trump che mi dice: hai fatto bene, ma che ci andavi a fare con ste zecche? Andiamo a Ponte Milvio, c'è sta un bar che fa i sciottini di gin e clorochina. Però io non desisto e penso: vabbè, mi informo sui social, d'altronde servono a questo, no? In verità no. I social servono a ricordarti tutti i giorni che tutte le persone con cui sei stato nella vita mo c'hanno tre figli e un labrador, mentre te non sei riuscito manco a far campare la pianta sasso che c'avevi sul balcone. E in subordine servono a dare un palcoscenico a tutti gli esclusi della sagra del Termitopane di Rock Calascio. Per cui la mia bolla social si divide tra la gente infervorata che si sta tatuando su tutta la schiena il commissariato dei Minneapolis in fiamme e sotto il ritratto loro mentre disarmano da soli un plotone da guardia nazionale facendo l'elicottero col cazzo e se lanciano in proclami efferati pure se non gli è mai fregato un cazzo né del razzismo né dei abusi né dei morti che ci sono stati. Vabbè, ma quando è morto Stefano Cucchi io però stavo alle 5 terre e là non piava il wifi. E dall'altra ci stanno persone che sono genuinamente convinte che nel fuoco delle rivolte americane gli oppressi si stanno a calcaso l'unico cellulare buono, bramosi di leggere i loro consigli su come ci si comporta in società. Caro venerdì, la tua ribellione è giusta, ma nel mio galateo del buon ribelle spiego chiaramente che puoi esprimere amarezza per il tuo simile ammazzato purché tu lo faccia con educazione e masticando con la bocca chiusa, se no passi dalla parte del toreto. Niente, siamo ossessionati da sto dibattito dei buoni e dei cattivi, perché se quelli sono veramente poveri se rubano le scarpe invece di rubasse riso in bianco col petto di pollo, tutti devono dire la loro su questo e non si trova una sola spiegazione decente e chiara, per esempio, degli effetti di questi giorni di protesta. Tipo 800.000 città americane stanno a levare i soldi alla polizia, stanno a recidere i contratti, a cambiare la destinazione dei fondi dalle guardie alle comunità. Il consiglio municipale di Minneapolis, addirittura con una maggioranza di 9 consiglieri su 12, ha dichiarato che vuole smantellare proprio il dipartimento di polizia della città. Mo, io pure mi chiedo, ma che vuol dire? Che diventa una comune dei fricchettoni? Probabilmente no, perché in America c'hanno 800.000 corpi federali, statali, lo sceriffo, i ranger, i cani robot, però individuano nella polizia locale qualcosa di irriformabile per il razzismo che c'ha e se stanno a provare a immaginare una smilitarizzazione della sicurezza pubblica insieme alle comunità. Mo sta roba funziona, non funziona, è una bomba, finisce in tragedia, io non lo so, però se le rivendicazioni di questo movimento sono queste, se il dibattito americano, quello del New York Times e della CNN, no, è il Corriere dell'Ippi Picchiatello, è questo qua, ma sarà più interessante pure per noi parlare di queste cose invece che indagare ossessivamente sul 7.40 di quello che si è azzottato alla TV al plasma? La domanda ovviamente è retorica, perché al massimo del all'estero in tutti sti mesi che tutti dicevano che bisognava ripensare la società è stato di chiamare un premio Nobel per ingegneria per capire se si può montare una barriera dei plexiglass intorno a un panino che ha frittato sulla spiaggia, mentre qualsiasi altro argomento di organizzazione del vivere collettivo suscita una risposta sola: ma sti cazzi, il vivere collettivo dove va a vedere te insieme a tre vecchi all'Apollo 11? Noi vogliamo avventure, i negri che bruciano cose, e cecche menate, e guardie buone che si inginocchiano. È arrivato Lars von Trier che ci voleva venire mascarpone le palle a tutti. Michele Rex, zero calcare, mi alzo io, aspetta, stai seduto, volevo fare la cosa, capito? Michele Rex, tripudio qua delle sagome che all'improvviso prendono vita in questo magico mondo cartonato e cartone animato che tu rappresenti, come la Treccani ci ha appena fatto sapere più di ogni altro. Appena aggiunta una pagina, infatti, e il Treccani. Allora, dicevi, Michele... Per un attimo ho visto la sagoma di Pierfrancesco dietro a Paolo e mi sembrava Pierfrancesco, e invece era solo la sagoma. Scusa, ho avuto proprio un attimo un flash, non capivo. Michele, ci vuoi raccontare un po' il backstage, il dietro le quinte di questo tuo lavoro? Quindi
Quindi ti sei messa a dormire invece di venire a manifestazione, la sintesi estrema è questa alla fine. C'erano due manifestazioni, c'era una venerdì pomeriggio a cui sono passato, a Piazza Barberini, e poi però ce n'era una che evidentemente poi sarebbe stata più grossa domenica sì. mattina, ho pensato, vabbè, non mi sono... La tua intervista era pianificata per quella più grossa? In realtà avevo beccato le persone venerdì che pensavo poi di ribeccare domenica e con cui magari riuscivo a scambiare due parole e cercare di capire se si riusciva a costruire questa cosa. Vabbè, comunque diciamo hai raccontato diciamo il tema e volevo dirti niente, come ne esci da questa esperienza televisiva, Michele? Se vuoi te la rifaccio fra un paio d'ore questa domanda. Non ne sei ancora uscito, Michele? Sì, sono confuso e felice. E diciamo confuso. Da una parte è figo, nel senso che è figo, dall'altra è mainstream, un sacco di rotture di cazzo incredibili. Ecco, dei moltiplicate per cento, arrecati dalla accresciuta visibilità. Questo volevi dire. Sì, esatto. Però tutto sommato, dai. No, ma poteva andare peggio. Poteva andare peggio, un grande applauso a Michele Recupero Calcare. Peace, how low can you go? Death row, what a brother, no. Once again, back is the incredible Ryan Animal, the incredible D, Public Enemy number one. 5-0 say freeze, and I got numb. Can I tell him that I really never had a gun? But it's the wax that determined that it's fun. Now they got me in a circle, my record they sell. Cause a brother like me say, well, Farrakhan's a prophet, and I think you ought to listen to what he can say to you. What you ought to do, follow for now. Power to the people say, make a miracle, deep up the lyrical. Black is back, only we gonna win, check it out. Here we go again, turn it up. Bring the noise. Turn it up. Bring the noise. Yeah, boy. Siamo liberi di sangue, volumi di storia, futura, diversa cultura, ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti. Il prologo e l'epilogo è uguale per tutti. Farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione. Nessuno, quando un uomo è nudo, è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se porta poi come si vesta. Una bestia indivisa resta una bestia, chiamata a tutelare i diritti di chi. È successo a Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, ligato, incapretato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate con sangue di un uomo innocente e potente, che con quei bastardi non c'entrava niente. Ma qua la gente quotidianamente succede anche in Italia, ma non si sente. Lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni. Non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo liberi di sangue. The brother is mad at the mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on a roll, but you're treating like soap on a rope. Cause the beats in the line, that's your job. Listen to a lesson to say it inside. You think that the critics are blasting before. They never care for the brothers and sisters across the country as a love for the war. We got to demonstrate. Come on now, they're gonna have to wait. Did we get it right? Radio station, I question the blacks and they call themselves black, but we'll see if they play this. Burn it up. Sangue.
Propaganda Live! È tornato Franky! Oh, hai capito come? Scusa, niente. Perché poi è un attimo che si. Eravamo giovani. Si riduce tutto al grande raccordo anulare. Allora, che cosa ci hai cantato, diciamo, per i più giovani? Allora, ho cantato un medley di Liberi di Sangue e Bring the Noise dei Public Enemy, che è una delle mie canzoni preferite, una che sua memoria da quando è uscita e che rappresenta bene lo spirito di certo rap che in questo momento sta dimostrando di avere una valenza pratica. Ecco, era uno spirito, diciamo, militante, per usare... Decisamente, decisamente, cioè invita, incoraggia a una rivoluzione fatta non solo di idee, ma in buona parte di idee, concetti e di sentire collettivo. E poi di fare anche. Allora, questo pezzo era di che anno era? Era dell'87. Più o meno, diciamo. 87. Questo Bring the Noise. Libri di Sangue? Libri di Sangue del 92. Del scritto 92. Nel 92, uscito nel 93. E allora, adesso vedremo anche delle immagini tra poco, l'abbiamo vista la settimana scorsa, in questi giorni, soprattutto negli Stati Uniti. La musica sta accompagnando la protesta, come è naturale che sia, in maniera sempre più evidente e forte, piena di contenuti. Quello che ti chiedo è, da vecchio, tra virgolette, cultore, oltre che rapper, ma cultore studioso della materia, che impressione hai della militanza musicale, ovviamente non solo del rap, del 2020? Negli Stati Uniti, mi stai chiedendo? Facciamo Stati Uniti in generale, se hai questa... Dunque, il mio osservatorio è rappresentato principalmente da Twitter e da quelli che chiaramente io seguo su Twitter, oltre chiaramente a quello che mi capita di leggere riferito su giornali e cose. Ho la sensazione che siano soprattutto i vecchi a portare avanti in maniera forte e energica una rivoluzione fatta di quei valori che portavano avanti quando erano giovani loro, e quindi Ice-T è uno molto impegnato, Chuck D, l'autore del pezzo che ho cantato, Ice Cube, anche se ogni tanto, diciamo, derapa quella, è un pochino più... Però è particolarmente attivo in questi giorni. Esatto, e LL Cool J, diciamo, il più giovane di tutti, che mi sembra, è Talib Kweli, che insomma non è che... Che sia proprio giovanissimo oramai, cioè lui è stato... Ma questa è la tua, non è che questa è la, scusa, è la tua bolla di Twitter, voglio dare questo alibi alle nuove generazioni. Probabilmente la mia bolla perché di Twitter. Perché anch'io ho la stessa impressione tua, ma magari siamo due cinquantenni. Sì, diciamo che di Trapper non ho letto nulla, ma non mi aspetto neanche di leggere nulla, sono sincero. Nel senso che determinate scelte di narrazione comportano anche una non assunzione di certe responsabilità nel momento in cui si tratta di tirarle fuori, e quindi Ice-T, che se l'era accollata all'epoca, non vedeva l'ora di potersela riaccollare in pieno oggi. Invece questi scarabocchiati, non so quanta energia e propulsione rivoluzionaria siano disposti a mettere sul piatto per tutti. Staremo a vedere, felici di essere stupiti. Grazie a Franky. Grazie a voi dell'ospitalità, è stato l'ennesimo onore. E alla prossima. Franky Energy. Allora, aspetta. Ecco qua. Bravi. Ed eccoci qua, allora andiamo con l'ultimo. Vabbè, scusate, era un po' che non lo dicevo. Racconto per immagini di questa settimana, ma non solo questa settimana. È un racconto per immagini che, ve lo premetto, è un finale di stagione a tutti gli effetti, che fa abbastanza impressione. Io montandolo in questi giorni ho visto cose che mi sembrava appartenesse proprio a un secolo fa, e invece era qualche mese fa in realtà. Non so se anche voi avete la stessa sensazione, comunque c'è anche il racconto di questa settimana. Ciao. Che sta a fa'? Smart working? Ci ha preso gusto, Io adesso sto qua. Smart working per... There's a naturalness, it flows.
Oh, noi se ne andiamo. E dai, non fa così che mi fai più male tu. Figurati che io manco voglio uscire, una FIFA uscì fuori, però prima o poi se ne devo andare. Però tutte le cose belle finiscono, pure le quarantene. Dai, è un ultimo sforzo, finisci e poi tutte le vacanze. Dopo che fai, dopo che fai? Maldive, Caraibi, Cupra Marittima. Che fai, che fai, che fai? Ma lascia lo sto. Dai, chissà che fa uno come te. Senza di noi sai come ti rompe il cazzo sti tre mesi. No? Oh! Come fai a andartene così? Oh! Ve ne volete andare? Andatene, quella è la porta, forza! Prima che mi occupasse casa io avevo una vita. Io facevo cose, vedevo gente, io mi assembravo con tutti. Con tutti, tutti, tutti? Con tutti, se t'ho detto con tutti mi assembravo con tutti. Va bene, sì, purtroppo con tutti perché sono un professionista serio io. Voi ricordate come è cominciato? Stanno de merda? Agosto, Cupra Marittima, crisi di governo. Ma se lo fa la crisi di governo del 9 agosto? Ciao. Ciao bello di nuovo. Vado, risolvo la crisi e torno. Eh sì, va bene, che siamo grandi uguali. Cioè, decidi, o te fa la foto con me o con lui. State qua. Matteo. Sabino. Sabino, guarda. Vai. Inizia la stagione. Vai. Via. Buon appetito, Marco. Buon appetito. Ciao, Francesca. Come stai? Tu. Buon anno. Dove sta Paolo? Eccolo. Eccolo, grandissimo. Buon anno, Paolo. Andiamo. La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo la reputo positivamente grave. Permettetemi di dire che il ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Grave carenza di cultura costituzionale. Matteo, sono episodi di incoscienza religiosa. La crisi in atto compromette inevitabilmente l'azione di questo governo che qui si arresta. Viva la nostra patria, viva l'Italia. Già tutta sta roba, quanta impressione fa? Vi ricordate dei momenti in cui eravamo, hai visto come eravamo felici lì? Come ci baciavamo! A parte la tonnara... Era il 20 agosto. Sì, quel 9 agosto, quello che io dico con la tonnara, quelle ammucchiate lì, immaginate quest'estate! Cioè, quell'estate che stiamo per iniziare. Non lo so, magari è bene esattamente la stessa cosa, però un pochetto d'ansietta più viene. Comunque, crisi di governo. La porta del Quirinale. La crisi va risolta in tempi brevi. Noi abbiamo sentito parlare solo di poltrone. Un governo di svolta e di discontinuità per questo paese. L'inizio... L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te.
vive nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! Questo è il momento del coraggio, di un nuovo umanesimo. Sempre in sella, è contento, eh? Madonna, quanto è contento. Oggi c'è il governo di sinistra, Andrea. Oggi c'è il governo giallo-rosso, Diego. Capisci? Te la ricordi quella? Ma quale Berlinguer, ma quale Ingrao, Falcao, Falcao, il nostro Mao. Quello era il governo giallo-rosso. Hai ragione, Andrea. Andiamo. Un applauso ad Andrea Salerno! Tengo, dici, tengo, se prometto poi non tengo. Fatto quello, potevo andare dappertutto. E ben poi ci sono nato. Eccitante che abbia mai visto. Per me le lumache sono anche più eccitanti di Giorgia Meloni. Vabbè, adesso come se... Io Diego, buongiorno, buongiorno Barone. Bene. Ma tu manca ancora... sentirsi migliore. Siamo se va male. Guarda come finisce. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Presidente, salvate la Whirlpool. Gelosia mi acceca, mi uccide. Si accende la smania di amarti, di averti per sempre. Fatto il culo a voi questa volta! Questa lova, lova, lova. Amici giornalisti, mi fanno vedere gli amici che ci sono in piazza, vero? Ci vediamo da davanti. Chissà chi ci ha fatto salire qua sopra. Genitore 1, genitore 2. Ci riappropriamo della piazza. Ogni tanto vedo, ripeto, io non sono comunista, voi siete tutti comunisti. Ma io che ti ha chiesto niente? Andiamo bene. Però sono contento che siete seguiti ormai in tutto il mondo. Dove c'è una comunità italiana, che sia Stati Uniti o Australia, ci siete voi. C'è
Posso andare al bagno un secondo? E come? Agito, quella è l'unica cosa agita. Che è successo? Che? Ma ti pare? Basta. Primo piano. Scusa, eh. Ti è piaciuto? È andato a cagare dentro il cesso alluvionato, pure te. Ciao Diego! Mamma, papà! No, no! Auguri! Grazie! Mi piace molto, è divertente e soprattutto... La trasmissione? Sì, per una notevole ironia, soprattutto con la collaborazione di quello che disegna. Marco. Bravo! Bravo disegnatore! Grazie! A voi! Enrico Berlinguer alla TV! Change on my vision, open mind, an open eye. Just with a vision, stand by my intuition. Never fail me, never hurt. Just feel how you wanna feel, the deep and the real time. Just spin that wheel. Hey! Oh my God, got stuck on the table, babe. Try to play the game, no, babe. Open up your eyes. Artigiani è sempre il 25 aprile, per tutto l'anno, caro Diego, ciò che tu giri tutto l'anno e se passi dalla Romagna, torna a trovarmi. Tripolarismo. Ma c'è del tripolarismo. Non sono un comunista pentito. Cazzo, sono stato comunista. Ecco, grazie. Ciao giovane. Diego! Loreda, come stai? Bene. Il favoloso. Fantastico. Il Diego Bianco. Già mi piace sto viaggio. Allora, scendiamo avanti. Ma perché c'ha la mascherina questa? Non ricordo, il coronavirus parte dal pipistrello. Questo magari si dovrebbe informare. Stato qua dentro? Papà. Piace? Caratteristico. Un applauso a tutta questa roba qui, che veramente avrei potuto fermare più e più volte. Ci sono delle frasi, ci siamo guardati quando ho detto: ma perché c'ha la mascherina questo? Mentre andavo su
al santuario. E c'era il parcheggiatore, diciamo così, insomma, con la mascherina. Ha detto, perché questo c'ha la mascherina? Era l'inizio di febbraio. Era l'inizio. Ma insomma, tante situazioni. Avete visto a Chinatown a Milano il manifesto italiano con scritto Forza Cina. Cioè, noi italiani siamo vicini a voi che avete il problema. A Milano era quello, non stava in un'altra città. Quindi anche il posto è particolare e col senno di poi dice, lì già c'era il problema in realtà. E stavamo lì. Un applauso a Pierfrancesco Citriniti. Mi ha accompagnato in praticamente tutte queste avventure, ma quello che ci sembra di fatto già un anno più o meno, ancora non era successo niente, perché tutta questa roba qua non ce la ricordiamo già più, perché inevitabilmente ci ricordiamo tutto quello che è successo da questo momento qui in poi e che sta ancora succedendo. Poi la prima settimana di coronavirus mi sono ritrovato a Spallanzani. Sono dentro a Spallanzani, ricoverato. Primo tampone di ieri negativo. Ho guarito pure i due cinesi che stanno ricoverati qua da un mese. A me invece mi parlano dal vetro che ha la mascherina. In questo momento esatto so più pericoloso io dei due cinesi che stanno ricoverati allo Spallanzani da un mese. Negativo, 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 negativo pure il secondo tampone. Mi hanno dato la mano, mi hanno dato la mano al primario. È stato il primo contatto umano. Ecco, e mo invece ho passato questi tre mesi qua a parlare con voi addosso al muro. E l'unico viaggio che ho fatto è stato il venerdì per andare in ufficio. Pasqua, che fanno? Vogliamo andare a fare una bella mangiata? Dice da Pasqua finisce tutto. Ma lo dico tu. Finisce tutto. No. Trump dice come va. E con questa splendida immagine, diciamo, che voglio fermare qui, in un momento di pandemia e di un certo, come dire, faceva un po' freddo. E niente, questo è stato il venerdì. Il venerdì la mia unica uscita per una settimana era questa e poi si ritornava indietro. Ma andiamo avanti, vorrei rimanere qualche altro secondo su questa immagine, altri tre, via, andiamo via, ok? Va. Bravi, bravi, batte le mani, bravi, via. Alla prossima pandemia me lo ricorderò. Fate come pare. Senti, fammi una cosa. Cioè, vuoi raccontare un'altra storia prima che se ne andiamo? Ma come un'altra storia? Lo so, dai, Gesù. Se me la chiedete così, un'altra storia ce l'ho, eh. Poi basta, eh. Poi ve ne andate, eh. Beh. Niente, ho capito, non se ne andiamo più. E dai, sei stato tanto carino con noi, dai. Sto spatolato andrà rifatto, che dite? Solo a sentire storie sue, sta quarantena noi ci dura un mese di più. Certo, c'ho occhiali uguali uguali. Un peccato. Non è delle medie, no? È di sta settimana, è di domenica. Storia. Allora, la storia è questa. Tanto tempo fa, quando facevo le medie, sto scherzando. Domenica scorsa sono tornato a Piazza del Popolo. E non potevo finire la stagione con Salvini, Meloni, Tajani e Pappalardi vari. Ci sarei andato pure se ne avessi lavorato. Cioè, ci sarei andato proprio per manifestare. Il tricolore non c'è più. C'è più il tricolore. Sono uscito e non sapevo bene che sperare. Cioè, o sapevo che sperare. Però ormai le bippe mentali sono arrivate a un livello tale che uno si porta avanti che rotture di cazzo, capito? In che senso, scusa? Nel senso che da una parte speravo che ci fosse un sacco di gente che finalmente scendeva in piazza a manifestare come nel resto del mondo. Anche perché il mondo che protesta è bello vederlo in TV, però è bello pure farne parte ogni tanto, no? Più t'arrestano, più protestano, più protestano, più t'arrestano, più temenano, più t'arrestano e più protestano. Sono arrivati i video pure questa settimana, vedi?
Ammazza se sono arrivati. Da dove sono arrivati? Da ogni continente. Da Minneapolis. Hi, Poppy and Alive. It's Lexi Dallas from Minneapolis again. Just letting you know that we still have a lot of people here. We still have people taking care of the community, donating, feeding everybody. Questa è la zona dove è stato ucciso George Floyd. People are staying open. Community is staying open. People have brought their stuff out to showcase their products for sale. Da Washington, dalla Casa Bianca, dove Trump finalmente ha fatto mettere sto cazzo de muro. Intanto ha messo davanti alla Casa Bianca, solo che gli hanno un po' decorato. Ciao Diego, ciao amici di propaganda, io sono Martina. Sono Stefania. Siamo due ragazze italiane che vivono a Washington da qualche mese. Ciao Diego, ciao propaganda, sono Stefano, vivo a Washington, mi occupo di diritti umani. In fondo alla strada c'è la Casa Bianca, dove Trump ha fatto costruire un muro di recinzione per proteggerla. Ma negli ultimi giorni questo muro è diventato un memoriale per George Floyd. C'è la scritta Black Lives Matter che la sindaca ha fatto disegnare su tutto questo pezzo della 16ª strada. Vedete, la scritta è questa, sono queste lettere gialle che ovviamente da qua non si riescono a leggere, enormi, dall'alto c'è tutta quanta la scritta Black Lives Matter. La poliziotta che balla è uno dei momenti quando non puoi resistere, nel senso che vuoi ballare, poi ti ricordi che sei poliziotta. Questo è il muro davanti alla Casa Bianca, lì dietro c'è la Casa Bianca. Qua si magna. Food for Freedom Fighters. Ciao Propaganda Live, mi chiamo Jonathan, sono un giornalista a New York e sto per andare a una protesta che inizia a Brooklyn e finisce a Manhattan. Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Came up short, man. That's right. Yes, just one time too many. Don't try to get too friendly. Nah. I shouldn't give you any. Nah. R-E-S-P-E-C-T, you know respect. Yeah. You're messed up, son. Yep. Trying to play Mac money. Mac you went money. For self for the fast wealth. But you know what's funny? Now you're falling, falling. Sono arrivati da Richmond, Virginia. Ciao Diego, ciao amici di propaganda, sono Chiara Senatore e vi mando questo video da Richmond, la capitale della Virginia. Ciò che però maggiormente ha colpito i cittadini di Richmond sono stati gli atti vandalici che sono stati effettuati sulle statue presenti su Monument Avenue. Allora, intanto un applauso a quello che abbiamo visto fino adesso,
ai video mandati da Jonathan Moens da New York, da Stefano Fabbeni e Martina Improda da Washington e da Lexi Dallas da Minneapolis. Pubblicità e poi torniamo a Richmond. Grande applauso alla Propaganda Orchestra, Ramon Caravaglio, le percussioni, in ricordo di Pau, Donessa, Rabbe de Palo. E torniamo qua al nostro racconto dal mondo, siamo rimasti a Richmond, Virginia, dove c'è Chiara Senatore che ci sta facendo fare un tour tra monumenti, diciamo vandalizzati in questi giorni o comunque che hanno cambiato un po' di segno rispetto alla storia che li ha tirati su. Questa è la statua del generale Jackson. Questa è la statua invece del presidente degli Stati Confederati Jefferson. Perché sono state prese di mira queste statue? Perché Richmond nel suo passato è stata la capitale degli Stati del Sud e quando i sudisti confederati hanno perso la guerra e hanno lasciato la città, hanno eretto queste statue. È stato un modo per dire: noi avremmo anche perso la guerra, però in un modo o nell'altro vogliamo ricordarvi la nostra superiorità. Qui tutti attendono con ansia che le statue di Monument Avenue vengano tolte definitivamente. Nel frattempo, la statua del generale Lee, che durante la guerra civile comandava l'esercito dei sudisti, di coloro che erano favorevoli allo schiavismo, si è trasformata da monumento della supremazia bianca a monumento della memoria nera. Da giorni è in atto un vero e proprio pellegrinaggio davanti alla statua del generale Lee. Sono state messe le foto di tantissimi giovani che nel corso di questi anni hanno perso la vita a causa di poliziotti. C'è gente che viene a portare dei fiori, c'è gente che si inginocchia per 8 minuti e 46 secondi, ci sono famiglie che portano i propri figli e raccontano quello che è successo qui e quello che è successo nel resto d'America. Ci sono persone, giovani, che vengono a farsi fare delle foto. È il segno che qui a Richmond una piccolissima battaglia nella lotta al razzismo e alla discriminazione razziale è stata vinta. Allora, intanto un applauso a Chiara. Diciamo che a Richmond accade con un monumento che sta lì da tanto tempo la stessa cosa che in tempi fulminei è accaduta a Trump. Cioè Trump ha eretto, lui è patito di muri come tutti i sovranisti, si è eretto un muro a difesa della Casa Bianca perché ci sono state le proteste. Questo muro, che è un monumento alla paura, alla separazione, è diventato un memoriale per George Floyd. Pensate alla felicità di Trump di ritrovarsi con tutte queste foto, questi tributi, queste manifestazioni davanti, che stanno usando il suo muro proprio per manifestare in maniera ancora più evidente, ancora più colorata, forte. E lo trovo tutto molto bello questo, come dire, è inevitabile e niente, mi piace molto. Andiamo avanti. Sei arrivati da Londra. Ciao Diego, ciao Propaganda. Ciao Propaganda. Io sono Flavia e lui è... Sean. In systemic racism. The names on this card represent people that have either been killed in police custody. Boris Johnson! Who? I want to know! Thank you.
Lui pensava che c'era tutto giusto quando una razza più forte domina la razza più debole. Lui pensava che lui era più forte per razza. No violence. Oops, sorry. But that's enough of us that believe in the pledge of no violence. No war on violence. And there's enough of us to stop the violence as well. We need to call out racism. We need to start. We start there. We need to educate white people about our black history. Convincing the government to change the school curriculum. That's where it starts. And that's the first thing we need to do. That's the first thing. Because people aren't born racist. They're raised as racist. They learn it. But also. People killing, people dying, children hurting and crying. When you practice what you preach, don't you turn the other cheek. Where is the love? Sono arrivati da San Paolo, Brasile. Ciao Propaganda Life, io sono Sudo Malfitani, uno del fondatore del gruppo dei tifosi del Corinthians di San Paolo. Sono qui per protestare contro il governo Bolsonaro. Da mesma forma que os médicos que estão na linha de frente para combater o coronavírus, para cuidar da saúde e salvar vidas, cada um de nós aqui também está na linha de frente para lutar contra o racismo. O movimento de carros, buzinas contra Bolsonaro, um protesto contra Bolsonaro aqui no Largo da Batata, junto dessa manifestação das torcidas organizadas. E aqui vocês veem a real dimensão dessa grande manifestação pela democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro. Temos que tomar todos os cuidados, sim, por conta do coronavírus, mantendo o distanciamento, utilizando máscara. Sono arrivati pure da Dakar, Senegal. Ciao amici di Propaganda Life, ciao Diego. Dakar, in Senegal. Mi chiamo Filomena, sono una cooperante. Ciao Propaganda Live. Io mi chiamo Matteo, sono giornalista freelance. C'è stato sabato scorso il sit-in dove vedete questi mattoni, ho fatto alcune foto. Il problema però è che noi stiamo qua. Allora, intanto un applauso a Flavia e Sean che ci hanno raccontato Londra, a Kiko Malfitani, uno dei fondatori della tifoseria del Corinthians, la torcida del Corinthians, che ci ha mandato le immagini da San Paolo, e a Filomena Giovinazzo e a Matteo Fraschini Coffi che stavano a Dakar. Fa molta impressione tutto ciò. E quando prima parlavo appunto con i genitori di Giulio Regeni di un movimento mondiale, oggettivamente non capita spesso di che accada una cosa del genere. E ricordiamoci tutto com'è nato, l'uccisione di George Floyd, un video che lo ha documentato, uno dei tanti. Prima dicevo l'importanza del video, ma non è stato il primo episodio documentato con un video, però questo è stato, come dire, deflagrante e ha scatenato tutto questo. E che sta trovando rappresentanza, manifestazione in tutto il mondo contro tutte le ingiustizie. Continueremo, perché stiamo comunque andando in Piazza del Popolo dopo la pubblicità. A tra poco.
siamo? Ci siamo, ecco, ritornati. Un applauso dal pubblico in carne ed ossa. Perfetto, ok, c'è anche il doping. Allora, abbiamo visto le proteste in giro per il mondo, praticamente 4 continenti ci siamo fatti. Stati Uniti, Brasile, Londra, Dakar, Europa, Africa, Sud America. Non sappiamo più se Europa, sì, Europa. Ah, è vero. Non cioè, è più Unione Europea, ma Europa. Questa sì, terminologia di suete, vetuste, come direbbe Lazzolina. E andiamo verso Piazza del Popolo. E che paese è questo? Un paese che, come rischia di accumulare un po' di memoria, non vede l'ora di liberarsene. Italia! Doveva è tutta bella, doveva si mangia bene. No. No. L'Italia, quella dei decreti di sicurezza a destra e degli accordi Caribe e Egitto a sinistra. E quella che, mentre nel mondo si protesta per George Floyd, a Lampedusa brucia le barche degli immigrati. E non cercate il cimitero delle barche, perché non c'è. Non c'è più. Da Lampedusa! Ciao, Lampedusa! Da questo paradiso naturale vi salutiamo. Ciao. Ciao Diego, ciao a tutti gli amici di Propaganda Live. Lampedusa vi aspetta. Vabbè. Allora, intanto un applauso a Lampedusa, a Mayra Castro, Maria Leduisi, Marta Bernardini, Paola La Rosa e Giusy Nicolini. A proposito di monumenti vandalizzati, le barche dei migranti che arrivano sono a Lampedusa un monumento a tutti gli effetti e sono state veramente vandalizzate, come avete visto sono state bruciate. E di questo se ne parla meno, diciamo, ha più rilievo quello che succede negli Stati Uniti di quello che succede in Italia, ma andiamo avanti. Dicevi, da una parte volevi la gente alla manifestazione, dall'altra... Che volevi? Dall'altra, l'assurdità è che mi dicevo, forse è meglio che venga tanta gente, ma non troppa. Tipo una modica quantità di manifestanti. È il ragionamento del cazzo, lo so benissimo, però, dati i tempi, una settimana dopo aver visto Salvini, Ameloni, Tajani e tutte le posizioni del Kama Sutra di piazza a uso televisivo, figurate che se potrà dire di una manifestazione antirazzista organizzata da neri, bianchi, gialli, rossi, che si assembrano per un afroamericano ammazzato dalla polizia negli Stati Uniti. Roba che qua ancora c'è sta chi crede che Cucchi è cascato da scale. Capisci a che te porta la schizofrenia da propaganda altrui? Tra l'altro, quando ho preso la metro, era già tutto diverso da una settimana fa. Una settimana fa non c'è stava nessuno, erano tutti ordinati, distanziati. Stavolta sono entrato, solo posti in piedi. Quando sono scesa, la banchina era piena. Andiamo bene. La già difficile lotta al razzismo in Italia si infrangerà sullo scoglio dello specchio riflesso. E allora le foibe? E già mi stavo attormentando nell'etica della reciprocità, per cui non devi dire agli altri ciò che non vorresti fosse detto a te. Pure se c'hai ragione, capito? Già mi sono immaginato questi dicevano: ah, allora ci rompevate il cazzo a noi che stavamo tutti appiccicati, e voi che state appiccicati per un afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti, capito? Mi stavo a fare queste paranoie. Sì, ma non è solo quello il problema, però, Ci stanno quelli che vi dicono: ma come? Hanno da Piazza del Popolo, anginocchiave per un afroamericano, mi ha ammazzato in America, e invece non fate niente per i cassi integrati senza sordi. Dai, non c'hanno tutti i torti, eh. Scusami, mi piace fare la parte dello stronzo, così. Invece ce l'hanno tutti i torti. Ce l'hanno. Primo, quando in piazza ci vanno i lavoratori, gli operai, i sindacati, tutta sta solidarietà da parte di questi, tu l'hai vista mai? Io no. Che allora che cazzo gliene frega dei cassi integrati? Niente. Secondo, chi ha detto a questi che in mezzo ai neri e bianchi che stavano a Piazza del Popolo non ci fosse un cassa integrato, non ci fosse un operaio? Una cosa esclude l'altra? Nella testa loro una cosa esclude l'altra. Nella vita reale? No. Terzo, per sgamarli basta fare un giochino facile facile. Tu immagina se tutti questi ragazzi, invece di andare a manifestare contro il razzismo, fossero andati a manifestare per i cassi integrati. Secondo te, gli stessi che stanno a fare i pucci agli antirazzisti avrebbero mai detto il contrario? Avrebbero mai detto: ma come? Manifestate per i cassi integrati invece che per i neri ammazzati dalla polizia? Manifestate per i cassi integrati e non manifestate per i neri che fanno affogare in mare? No, non avrebbero mai detto. Non l'hanno mai detto e mai lo diranno. Fine del giochino. Andiamo avanti. Se non che, quando sono arrivato, ho capito che sta paranoia non me l'ero fatta solo io. Se erano fatta tutti. Era diventata un'ossessione. Appunto che la gente che era arrivata per far caciara mi sembrava tutta mezza inibita, non sapeva come muoversi, dove metto, sarà a metro. Con il braccio verso l'esterno, per assicurarti di essere a una distanza di sicurezza da quelli davanti e dietro di te.
ci stavano pure dei meccanismi del cazzo, che tu ti allontanavi da quello vicino a te, ma stai a una manifestazione contro il razzismo, ammetti che quello pensa male e dice, ah, allora ti stai allontanando da me perché sono nero, ah, che ti stai allontanando da me perché sono bianco, no, tranquillo, ci stavano pure le stellette per terra per il posizionamento, corretto, come attori di teatro, come in TV, e chi ha mai fatto una manifestazione così? È contro natura, ma come si fa? Distanza sociale, distanza, distanza, guardate in giro, guardate in giro, separati. Scusate, per favore, la distanza sociale. Giornalisti, giornalisti, spostatevi, distanza. Io volevo quasi dire, oh, guardate che se può fare, ho visto io, ce stavo io, mi hanno sputato in faccia per 4 ore di seguito. Salvini baciava tutti. Posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma qua si faceva una foto, guardi qua, era solo per farsi la foto. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No. No? Se non sta 1,5 metri, no. Allora... Ma non devo arrivare a quegli eccessi, ma... Io non ci credo che lui dopo 3 mesi e mezzo ancora non ha capito come funziona. E lui è... Me l'ho pure chiesto. Forse perché non vede la televisione. No, mi è venuto da dubbio, perché in televisione questa cosa si è detta. Standoci spesso poi dovrebbe... Certo, se standoci spesso sente se stesso, vabbè. Comunque sia, è veramente una roba bizzarra. Una via di mezzo si può tenere niente, questi rigidi distanziati. Siete molto vicini, per favore. E allargate le mani, allargate le mani, mamma mia. Distanza sociale per tutti, pure i giornalisti. Allungate le mani, se ne fate qualcuno, sei troppo vicino. Ogni tanto va, potete pure togliere sta mascherina, quelli niente. Tutti con mascherine, per favore. Allineati, coperti e compatti, iniziavano a manifestare. Mi sentivo come Alberto Sordi a Biennale di Venezia davanti a un'installazione d'arte moderna. Che poi la pandemia è finita, lo sapevamo tutti, no? Non tanto perché hanno detto che i guanti proteggono più, non tanto perché hanno detto che asintomatici non contagiano più, quanto per il fatto che Burioni non va più in TV. E quello è un segnale, ancora che c'è stata la pandemia. E man mano che andavo verso il microfono degli oratori, ed infinita aria stampa, sembrava di fare lo slalom in un museo delle cere, però vive, incazzate e a cielo aperto. Boh, strana sta manifestazione. Per favore, mazza brutto così, oh. E invece no, era bellissimo. Ah no, nella sua assurdità era tutto bellissimo. Una prova di maturità più unica che rara. E più ci pensavo, più guardavo negli occhi, perché solo l'occhio potevo vedere le persone che ci stavano, più gli guardavo le braccia, le mani, più mi dicevo, ma ti rendi conto? Ma questo è poi per cormo dei cormi, a beffa dei beffe. È il più paradossale dei controsensi, ma come? Una manifestazione organizzata e convocata per lo più da gente nata e cresciuta nel distanziamento sociale da sempre, che autoimpone a se stessa, per disciplina e rispetto del prossimo, e il distanziamento sociale di cui è vittima. Ma vi rendete conto? Ma è una roba da fatto uscite testa, una roba che devi essere buddista, devi seguire qualche disciplina orientale, non lo so. Ci avete mandato a fanculo per una vita? E mo che siamo venuti qua, dirvelo in faccia, non ve lo potevo manco urlare a volto scoperto. No justice, no peace. Eppure ci sono riusciti. Hanno fatto. E devi vedere come hanno fatto. Oggi io sono qua perché sono stanco. Cazzo, togliete questo ciancio dal nostro collo. Non solo a livello fisico perché ci ho ammazzato in mezzo alle strade, ma toglietecelo anche a livello sociale. Dopo la schiavitù, Jim Crow System, sono le decisioni razziali. Tu sei nero e sei nel petto di un autobus, creando sempre una seconda classe. I'm from the first class, nigga! I'm from the first class! I'm a nigga from the first class! Say it loud, I'm black and I'm proud! Vabbè, ma che c'è? Siamo tutti antifascisti! C'è stava una cosa che così bella, compatta e incazzata, a una manifestazione di sinistra non la vedevo da un sacco di tempo. Quelli di sinistra, eh? No, i giovani. Ma come no? E le sardine allora? No, non te sbaglia, sono cose diverse. Magari ci sarà stata pure qualche sardina, ma non c'entra niente, sono processi inversi. Le sardine si riunivano per far numero contro Salvini e una volta fatto numero si sono cagliate sulle cose da dire. Questi si sono riuniti per dire delle cose a prescindere da Salvini e mentre le dicevano si sono accorti di aver fatto numero. È diverso. Ciao! Praticamente era il più vecchio. Aspetta, distanziamoci. Distanziamoci. Quasi il più vecchio. Finalmente una manifestazione, oh, come si deve. Oh. Distanza sociale. Ecco. Distanza sociale, forza, lontano. E grazie a qua la parentela con Barry White ci ho avuto un successone. Viva Diego Bianchi! Viva Diego Bianchi! Ma no, ma io ti stavo riprendendo. Viva Diego Bianchi! Viva Diego Bianchi! Vabbè, vabbè, basta, basta. Ciao.
Stavano quasi solo giovani. Giovani italiani, giovani africani, palestinesi, cinesi, italo-africani, afro-italiani, italo-arabi, arabo-africani, arabi-italiani, italo-bianchi, italo-neri, neri-italiani, italo-coatti. E bianco-neri. Vabbè, abbiamo capito. Bianchi e neri. No, no, proprio bianco-neri. Dai, Juve, che io capisca la tolleranza, capisco tutto, ma insomma, è il problema dell'immigrazione comunque, non dire che sto nascondendo fra di noi, voglio dire, è un problema grosso, un filtro da qualche parte tocca metterlo, no? Ma magari era uno di Torino, o di Reggio Calabria, o di Roma, ci stanno, eh? Però per me sempre stranieri sono. Accogliamo tutti e c'è, via. Vabbè, ma che hanno detto? Che sei solo il cazzo? De base quello, sì. In ogni parola pronunciata, in ogni cartello sventolato, in ogni nome di nero ammazzato urlato. Passato in ginocchio a ricordare George Floyd. Kneels down. In alto i pugni. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war. Le nostre vite contano. Le nostre vite contano. That until there are no longer first class and second class citizens of any nation. I can't breathe. Until. E non solo l'hanno detto, sono riusciti pure a dirlo con certo stile. La prima stilista. Ma non è giusto il motivo per cui noi oggi ancora dobbiamo scendere in piazza. Non è giusto iniziare da qui, da quello che ci succede a noi, ai nostri figli, tutti i tanti giorni. Prima di dare lezioni agli americani, iniziamo da qui. A sottolineare il momento, prima si sono messa a suonare campane. Poi sono passati i vigili del fuoco, ho detto, ah, che è? Allora se ne volete far parlare. Dopo 30 anni, i miei figli subiscono le stesse ingiurie. Lei è andata avanti, dritta come un fuso. L'ho subito io, 2020, ma che cosa stiamo parlando? Noi siamo parte integrante e non integrata. L'Italia è un crogiolo di razze e di etnie, come non ci sono pari nel mondo. Mi dispiace che molti turisti della razza rimarranno male. Ma qui, dal primo all'ultimo, siamo tutti medici. Mi dispiace! Non si salva nessuno! Sono mediccio pure io, ho sempre detto. Era ora! Ed è stato proprio là che lei ha tirato fuori l'abito da collezione. Ha invertito la moda, per dettarne un'altra. E ha costretto la piazza a passare da I have a dream... 1920. Ah, non voglio più sognare, tocca sta svegli. E come stoffa per far sto vestito ha usato niente meno che la Costituzione italiana. Costituzione italiana! Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, come uguali, davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E siccome stiamo sempre a dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo, come si dice ogni volta che se scordiamo da vicela, oltre ai video dall'estero ci sono arrivati pure un sacco dei video da Italia. Allora, questa è la situazione di Piazza del Popolo. L'avete vista? Quella è stata la piazza. C'era diciamo, il timore che avevo io nell'andare di queste strane manifestazioni da adesso, era diciamo,
è un motivo conduttore del dominante di tutte quante le comunicazioni ufficiali che venivano fatte: distanziate, distanziate, state lontani, ha ragione ovviamente. E ci sono riusciti, come avete visto, addirittura c'era il posizionamento per terra. Avete visto gli interventi, ne abbiamo presi, ne ho fatti vedere solo due o tre, ma ce ne sono stati diversi. Davvero un livello molto alto per una manifestazione, bello, partecipato, e bei contenuti. Insomma, con Marco ci siamo detti: bello, finalmente la manifestazione che ci piace, ma non ci piace dal punto di vista cronistico, ci piace proprio da manifestanti potenziali, da cittadini. E tanti volti nuovi, sconosciuti, diciamo, non di quelli che si sono visti negli ultimi tempi. E lei, l'ultima che avete visto, Stella Gianno, una stilista italo-haitiana, l'avete sentito, quello di prima, adesso non mi ricordo il nome, è un attore. Ha detto che al Centro Sperimentale di Cinematografia ci sono stati 5 persone di colore in... Sì, e poi ci sono stati tanti altri, tante testimonianze, però negli stessi giorni. E la cosa bella è che tutto quello che avete visto in giro per il mondo è arrivato anche in Italia. Ciao Propaganda Live! Ciao Propaganda! Ciao Dacchino! Franco Arpioni! Addosso! I can breathe! I can breathe! I can breathe! Sin da piccola mi hanno sempre giudicato per i miei capelli. Ho iniziato a mettere le parrucche. Mettete vestiti africani, fate le treccine che volete, ma siate voi stessi! Ricordatevi ragazzi che un nero deve farsi sempre 3 volte il culo per avere forse la metà di quello che ha un bianco. Ciao, mi chiamo Anis, ho solo 13 anni, quindi penserete che non lo so. Quando ero più piccolo, ma anche adesso non è che sia più piccolo. Andavo a scuola e venivo giudicato per il mio cognome, il mio colore di pelle, per i miei capelli e per come sono. Io adesso tornavo a casa e diceva mia mamma: mamma, c'è un modo per tornare bianchi? Per essere bianchi? Però adesso io sono felice di essere qui ed accettarvi adesso come sono. Prendete il nome, ho 13 anni. No, per la classe dirigente del futuro. E andiamo avanti. Bologna. Bologna. Black Lives Matter. Black Italian Lives Matter. Persona che non ha mai vissuto il razzismo sulla propria pelle mi viene a parlare di razzismo come se fosse una sfumatura politica. Quando nasci in Italia da una famiglia di immigrati, vivi per gran parte della tua vita col timore che le persone abbiano paura di te, con la paura di non essere accettato, con la paura che camminando per la strada qualcuno ti possa insultare gridandoti negro di merda, terra è il tuo paese. Ma qual è il mio paese? Da Torino. Ciao Diego, ciao amici di Propaganda, qui Luigi D'Alife da Torino. Cosa che il mondo respira in un modo e noi respiriamo in un altro, e prima o poi dovrà finire, soprattutto se manca l'aria. Quante persone nella nostra società non riescono più a respirare per via delle leggi razzializzanti? Quante persone non riescono più a respirare per via dei decreti sicurezza? Quante persone non riescono più a respirare perché non gli si riconosce la cittadinanza? Quante persone non riescono più a respirare perché vivono le disuguaglianze sulla propria pelle? Perché donne, perché neri, perché gay, perché lesbiche?
cambieranno la storia, ma è la coscienza collettiva, quando un mare che si contamina. Questa lotta la portiamo avanti, unite insieme, ma se riusciremo a non entrare nella logica della contrapposizione razzisti o antirazzisti, la contrapposizione in questa ottica non funziona. Vogliamo la giustizia sociale. Mascherina. Quando è arrivato a Boubacar ho pensato a quando ci siamo conosciuti. Assumai la Saco a quella marcia a Gioia Tauro dove manifestavano solo i braccianti. Vabbè, insomma, ci è voluto del tempo. Meglio tardi che mai. Fine della storia. Allora, intanto un applauso ad Aboubacar Soumaoro, che ha chiuso un po' gli interventi, è stato uno degli ultimi interventi. E un ringraziamento, un applauso anche a Chino per le immagini da Bergamo, a Veronica Santi da Bologna, a Luigi Dalife da Torino e anche un altro ragazzo di cui mi scuso, non ricordo il nome, che stava tra gli organizzatori della manifestazione e mi ha dato alcune delle immagini usate per Piazza del Popolo. E questa è stata la manifestazione a Roma e in Italia, quindi questo è il clima generale, questa è la fine della storia. Andiamo anche all'epilogo della storia di questi tre libri. Me ne potete andare là, ti senti meglio mo? Un pochetto sì, grazie. Certo, quante ne abbiamo fatte questi tre mesi? Pensa che manco ce volevi. C'avevo paura. Che te ricordi come ci ho accorto? Chi è? Sono io, il milanese. Apri. La cosa più bella di Milano? Il treno per Roma. Uno, due, due, tre, quarti, tre. Tieni. Vieni, caretto. Alla bada cidense di Chinatown, di Milano. Eh? Ehi, ma che mi sta a spruzzare il profumo? Non parlare. Mani in alto. Ma mani in alto. Vai. Gomito davanti a Nato. Gomito. E mo che cazzo è? Chi è? So io. Sa va? Il parigino. No, no, non lo volemo. Show! Allora mo fai mettere. Stiamo già troppi qua. Quanta. Vaffanculo. Come si dice vaffanculo in francese? Vaffanculo. Oh, ma che c'è sta scritto Spallanzani sulla porta che vieni tutti qua? La cosa più bella di Parigi? L'aereo per Roma. In alternativa al treno. Se siamo pure menati. Ha fatto sta un biletto. E mo lasciano. Io sono pure scappato. Oh, ma che è sta cacciara? Ma che sta da fare? Ma come cazzo te la sei fatta la barba? Poi abbiamo cantato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Per farla breve, mio caro, ste portaci da beve. Comunque a stacche le finestre aperte non ci fa bene, eh? Col condominio. Allora mo famo una gara. Scala A e scala B contro scala C e scala D. Qual è il programma più figo della televisione italiana? Questo è facile. Io ho pure lavorato. Un applauso al condominio che ci ha accompagnato in questi mesi. Marco. Buongiorno. Buongiorno Greta. Buongiorno prof. E buongiorno Giulia. Buongiorno prof. Tutto bene lei? Non c'è male. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Ilaria? Prof. Ecco, che stavi a pensare, Ilaria? Prof, che c'ho sonno comunque. E che pensiero è? No, vabbè, penso quanto vorrei stare nel letto. Vabbè, ho capito, stiamo a fare una lezione, già non andate più a scuola. Perché... Sì, scusi, infatti. Scusi, infatti. Ok, buongiorno Chiara. Buongiorno, professor. Oh, professor. Re. Professor? Re. Re. Dai, che te costa? Re, una sillaba. Come va sta quarantena? Un applauso alla classe! Abbiamo guardato la più incredibile delle serie TV.
adesso è uscita la notizia che tra poco dovrebbe esserci la conferenza stampa di Conte. E come fai ad andare a dormire? Sta cosa te prende uno che ha fatto il Grande Fratello come esperto di isolamento. Per carità, poteva anche avere senso, ma mi sembra che se stia un po' esagerando. Casalino esce fuori. È l'1:40 di sabato notte, ma si può trattare così la gente? Pare che fa 10 minuti. Qua sono passati pure i 10 minuti, Casalino. Hai veramente rotto il cazzo. Oh, oh. La regione Lombardia e varie province. Ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento. A una certa abbiamo cominciato a averci le visioni. I want to break free. Ho fatto un sacco di incubi. Ciao, da dove digiti? Sei F o M? Io mi chiamo Fase 2. T'hai pure sparato dalla finestra. By order of the Peaky fucking Blinders. You don't fuck with Peaky Blinders. Io. La leggi la Bibbia? La leggi la Bibbia? Allora ascolta questo passo, è l'unico che conosco a memoria. Ezechiele 17:25. 25:17. 25:17. Finita la quarantena. Ma n'era acqua questa. Poi ci siamo ricongiunti. Ancora non ci possiamo da un bacetto però. Chissà quando ci potremo abbracciare. E poi vi siete divertiti. Dice che sono pazzasca, sarà il fascino della tedesca, vuole uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Fruttivendolo, ha lavorato sempre, non si è fermata mai, trincea, eroina. Tengo la paura ma fa niente, tengo la paura ma fa niente, tengo la paura ma fa niente, tengo la paura ma fa niente. Ho invitato solo un po' di gente, vai tranquillo che troppo si riempie, ti prego non andare che mi scende, se no devo viaggiare con la mente. E questo? Voda Calenda? Sì, sì, Calenda. Calenda, sì, mamma d'amo. Ehi. E tu chi sei? Anna, ci becchiamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, non ho paura di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questa diesel. Nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, non ho paura di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questa diesel. Vabbè. Amici cari, compagni, quarantenni, quarantenne, mi dispiace, ma se ne andiamo davvero. Dai, oh, che c'ho paura. Guarda che la vita fuori è come andare in bicicletta. Se sapevi campa prima, pure se un po' che non lo fai, ti ricordi subito come si fa. Dai. Io ho tante care cose. Aspetta che vengo pure io. Io non t'ho visto, t'ho vissuto. Ciao, raga. Orvo a quarantena. Oh, sentimosi. Fammo che se vedemo solo le pandemie, però, E le note accompagnavano il cammino degli oppressi quando c'era tanto tempo. Era un vanto esser diversi sulle tracce dei colpevoli, dei delitti, dei depressi. Era appena cominciata la ricerca di noi stessi. Io mi voglio bene. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te ma senza di te.
un cammino. Io ti voglio bene, avanti avanti con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti avanti con te o senza di te. Quando non veniva in mente, sono solo presente. Quando ancora non devi per denaro. E comunque la storia non era finita. La fine della storia era che così tanti pugni alzati ne vedevo più dei tempi di Berlinguer. Di Berlinguer che diceva di andare casa per casa, strada per strada. Di Berlinguer che diceva che è nel mondo giovanile che viva l'esigenza di prospettive, di cambiamenti, di un futuro per cui valga la pena lavorare, studiare e lottare. Di Berlinguer che si era sentito male e poi se n'era andato. Mamma e papà mi avevano portato a Porta San Sebastiano a vederlo passare. E se cantava a Bandiera Rossa tutti insieme. E stavamo con i pugni chiusi tutti insieme. E se respirava tutti insieme. Da compagni, come un orchestra, con una voglia di ballare che faceva luce, facendo quello che era possibile fare. E tutte le cose che ci siamo dette sti mesi per sentirsi meglio, anche se di uscirne migliori non ci avremmo mai sperato. E invece, dopo aver visto tutti quei pugni alzati, tutti quei giovani, voglio pensare che alla fine, tutto sommato, nonostante tutto, potremmo esserne usciti migliori davvero. E chissà che riprese che avresti fatto in mezzo a tutti i pugni alzati, papà. Senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te o senza di te. Io ti voglio bene, avanti, avanti, con te, meglio con te. Allora, grazie. Costanza. È stato un anno molto intenso. È cominciato con le, come vediamo dalle tue immagini, con delle cose che conoscevamo, come conoscevamo questo paese, il nostro mondo, un governo, un nuovo governo, slogan elettorali. Selfie di Salvini, migranti, tante mille cose, terremotati che non ottengono mai il loro diritto, tutte queste mille cose di questo paese. Poi è venuta la pandemia, è venuto il lockdown, ha cambiato tutto probabilmente per sempre. Sono cambiate tante cose, è cambiata la nostra vita e dovrebbero cambiare tante cose, sono i buoni propositi di questa catastrofe mondiale. E molte cose sono anche cambiate, per esempio appunto che molte persone in tutto il mondo scendono in strada, in piazza per difendere i diritti contro il razzismo a seguito di una morte molto ingiusta, quella di George Floyd. Però torniamo all'Italia. In Italia abbiamo visto anche che le scuole non sono di nuovo state aperte. I ragazzi, gli studenti non potevano tornare in scuola e università. Invece sono aperte tutte le altre cose. Oggi è stata giocata una prima partita di calcio, apriranno le discoteche. Nelle discoteche, molto probabilmente, nelle spiagge o non, tornerà un politico italiano che si chiama Salvini e farà selfie, proclamerà tante cose, i suoi proclami spesso confusi e vuoti, così come è stata la sua politica. Però una cosa ci ha lasciato, è la legge Salvini, e ancora oggi si fa politica secondo questa legge. Sono questa settimana morti migranti in mare, è morto ieri un migrante in una baraccopoli vicino a Foggia.
Molte persone non hanno mai avuto giustizia, come Giulio Regeni, o pensiamo perfino a Ilaria Alpi, che è morta 26 anni fa. Tutto questo penso dovrebbe cambiare radicalmente e velocemente per trarre veramente un insegnamento, una lezione da questa grande crisi e rendere il mondo un po', anche solo quello italiano, un po' migliore. Grazie Costanza. Paolo. Senti, sì, anno difficilissimo, questa puntata l'ha raccontato bene, bravo, bravi, le emozioni concentrate all'inizio, la mamma e il papà di Giulio, quell'amarezza per il fuoco amico, la musica del grande Ezio Bosso e poi il racconto. Mi viene da prendere spunto da quella, la vignetta che ha fatto adesso Marcos, perché il coronavirus, oltre ad aver provocato vittime, tanto dolore e sofferenza, ha un po' stravolto anche il nostro modo di ragionare, anche il mio personale. Io periodizzo con gli anni dei mondiali o degli europei, no? 82, 86 e saltati gli europei. O periodizzi anche con i governi e questo... Quello è più difficile. Il corona però, cioè tu hai fatto vedere l'estate scorsa e a me sembrava veramente, l'ho premesso. Non lo so, 10 anni fa. Però poi appunto, tornando al racconto che hai fatto, le immagini importanti, in mezzo si è visto Mimmo Lucano, lo vogliamo dire che il Consiglio di Stato... Un applauso a Mimmo Lucano. Gli ha dato ragione. Certo. Hai fatto vedere un'Italia bellissima, di queste piazze che si sono riempite rispettando le regole, cari politici, tenendo la mascherina, facendosi i selfie a distanza e rispettando le regole. Un'Italia, come hai detto tu, di tanti ragazzi, veramente io è tanto che non vedevo una piazza anche più giovane di quella delle sardine. E a proposito di giovani, Costanze diceva non riaprono le scuole, è vero fino a un certo punto. Io voglio fare un grande in bocca al lupo alla generazione 2001, Adriano e i suoi coetanei, che iniziano la prossima settimana l'esame di maturità. Un esame di maturità senza precedenti e speriamo non avrà repliche, e in bocca al lupo ai ragazzi del 2001. Ok, un applauso e in bocca al lupo a chi affronta, sta per affrontare gli esami di maturità. Francesca? Ma Diego, anche a me ha evocato un sacco di ricordi. Ho pensato, le prime immagini, ho pensato che questa stagione è iniziata molto prima di andare in onda. Io ero, l'estate scorsa ho fatto le ferie a luglio, sono tornata al lavoro il giorno della mozione sulla TAV al Senato. Il giorno dopo Salvini ha annunciato che, insomma, ha fatto capire che avrebbe fatto cadere il governo. Io ho capito che avevo fatto bene a fare le ferie prima, perché non avrei più avuto un giorno per... Ed è stato così, è stata un'estate pazzesca, piena di rivolgimenti. Poi c'è stato questo autunno di governo, le elezioni in Emilia-Romagna. Ma ti ricordi? Cioè, sembrava che fossero, ecco, sembravano anche quello uno spartiacque. Siamo, no? Andati insieme a cercare di capire qualcosa. Insieme a cercare di capire se Salvini avrebbe conquistato l'Emilia-Romagna. E quello è stato il periodo delle sardine. E ho pensato spesso, quando è iniziata la pandemia, come proprio quella modalità di stare insieme loro sia stata spazzata via dalla pandemia. Cioè loro, che erano qualcosa di ancora molto acerbo, erano state fortissime in Emilia-Romagna, ma dal momento della vittoria dell'Emilia-Romagna e Bonaccini dovevano capire cosa sarebbero state, cosa sarebbero diventate, si sono trovate in una situazione in cui proprio quello che era il loro tratto distintivo, stretti come sardine, non si poteva più fare. Inizia la pandemia e cambia la prospettiva su tutto. E allora quelle immagini di Salvini che si fa selfie tutti ammucchiati adesso ci fanno... Anche di Conte, poi abbiamo visto anche poco dopo anche di Conte. Però Conte era un pochino più ritroso, dai, rispetto era a... Era anche una delle sue prime tonnare, diciamo. Salvini, da questo punto di vista, ha il master. E quindi niente, Diego, insomma, penso che ne abbiamo vissute tante, ne abbiamo raccontate tante ed è stato un onore raccontarle insieme a voi. Grazie Francesca, onore nostro. Marco, che puntatona veramente. E io invece, a differenza di Francesca, il mio primo giorno di vacanza era il giorno della mozione della TAV e quindi ho capito. Ecco, era l'università. Tra l'altro, se non sbaglio, in quel giorno lì dove ci vediamo era il compleanno di Paolo, era giusto? Il 20 agosto. E me l'hanno detto dopo, io lì ti saluto, tutto sì, contento sì. Di rivederti, ma eri... Che giorno era? 20 agosto. Il giorno che Conte ha schiaffeggiato. Poi io sono scappato 5 giorni negli Stati Uniti. Tu è vero, esatto, poi dopo tu sei sparito, con tutto il caso, c'è l'ata negli Stati Uniti. Poi sono tornato in tempo per raccontare.
carità, Paolo. Grande professionista. E una cosa dell'estate che mi è venuta in mente in questi giorni è che quando andavamo al Quirinale per le consultazioni era tutto chiuso. In genere c'è un bar vicino al Quirinale dove ti prendi il caffè, era chiuso. Anche lì intorno ai palazzi della politica eravamo in una bolla, era tutto chiuso, c'eravamo solo noi. Un'immagine che poi abbiamo rivissuto mesi dopo, marzo, aprile, quando praticamente girando per le strade vuote incontravi solo giornalisti e fotografi che facevano il tuo lavoro, cioè cercavano di cogliere qualche immagine di Roma. Sulla manifestazione di domenica, la più bella degli ultimi anni, senza dubbio, ti dico un'immagine che ho visto, ti ho accompagnato alla metro, poi sono tornato verso la piazza. In quel momento c'erano i ragazzi che stavano staccando le croci adesive. Le croci di posizionamento. Sì, e mi è sembrata, era stata molto emozionante, ma quell'immagine finale che erano tutte andati via e loro tiravano giù via gli adesivi. Sì, mi ha ricordato questo, rimasto... qua c'è una stella, qua su questo palco. No. Sì, mi è rimasta davvero, davvero dentro. A Londra, davanti a Westminster, dove c'è la statua di Winston Churchill che è stata decorata, c'è anche la statua di Nelson Mandela, che guarda il Parlamento più antico del mondo, che è stato anche il Parlamento da cui sono partite le colonie, dove l'uomo bianco ha imposto la sua supremazia a tutti gli altri. Quel Nelson Mandela è il vero santo protettore, santo laico della democrazia, che non esiste senza minoranze. In quella piazza del popolo, io, forse c'eri anche tu, penso che c'è, ci fu una manifestazione, ma 30 anni fa, 31 anni fa, per Jerry Maslow, che era... è stato il ragazzo nero ucciso a Villa Literno e ci fu la prima grande manifestazione antirazzista. Avevamo più o meno l'età, forse anche più grandicelli, più o meno l'età dei ragazzi che c'erano domenica scorsa, e mi è sembrato, insomma, ecco, sì, lì c'è un cammino. E ultima cosa, sei sempre andato in giro con quella maglietta di Jesse Jackson. Sì. Jesse Jackson, candidato nero alla presidenza degli Stati Uniti nel 1988, sconfitto, disse: chiamateci il centro morale di questa nazione. E non era una cosa politica, il centro è il cuore. Se non batte quel cuore, la nazione si spegne, e questo non capiscono i suprematisti, i sovranisti, i Trump e gli uomini bianchi che si creano superiori di ogni nazione. Grazie Marco. Michele. Io volevo dire due grazie, devi parlare più forte. Sì. Leggermente, grazie. Due grazie in realtà. Uno è per l'ospitalità in questi ultimi tre orrendi mesi che sono stati fuori, e io sono stato molto contento di stare qua. E il secondo è perché io questa manifestazione non l'ho vista. Dormivi. Esattamente. Quindi questa cosa io l'ho vissuta mediata dai social, dal sistema diciamo, di informazione di questo paese, che anche nelle figure dei intellettuali, eccetera, secondo me ha dato anche il peggio. Tutto quello che è riguardato il dibattito su Via col Vento, sulle statue, eccetera, io ho visto anche da persone che mi sembravano anche ragionevoli, di buon senso e a volte rispettabili, delle cose, ho letto e sentito delle cose orribili, e quindi ho avuto una settimana di bile accumulata e sono venuto qua mezzo col terrore, lo confesso, perché poi noi un po' se conosciamo, però poi non si sa mai chi interviene, chi non interviene, eccetera. Pensavo, oddio, ci sarà qualcosa di orribile che verrà detto e dovrò dire qualcosa di più efferato per far da controaltare o cose così, eccetera. E invece quel servizio là mi ha fatto far pace proprio con... Ah, meno male, c'è un'ansia, mi hai fatto venire. Che non sapevo come finiva sta storia, capito? Ok. E quindi sono stato proprio contento e rimesso al mondo, e quindi grazie per non avermi fatto vergognare, e grazie, spero, di non aver fatto vergognare nessuno. No, perché c'hai... No, non per voi. Raga, io ti farei leggere dei tweet di persone che stanno in un consesso civile, che pensi, vabbè, questa è una brava persona, e che evidentemente sentono i loro privilegi che cominciano a tremare, pure se in Italia non è successo niente, ma sentono che qualcosa potrebbe succedere e cominciano ad arroccarsi a difesa dei privilegi loro, che sono delle robe veramente terribili. Grazie Michele, neanche tu sei fatto vergognare, Michele. Bene!
Andiamo di Social Top 10. Andiamo di Social Top 10. Adesso pubblicità e dopo l'ultima Social Top 10 di questa stagione. Allora, eccoci qui. È il momento di cominciare l'Ule Social. No, che sto a fa? Niente. Social Top 10, prego. Allora, numero 10. L'ha detto prima Costanza, stasera c'è anche stata una partita, ci siamo di nuovo col calcio giocato. Questa è la notizia di Repubblica. Napoli, De Laurentiis incontra la squadra a Castel Volturno prima del match con l'Internet. Ora, vabbè che il calcio è cambiato un po' di tempo e squadra, non so, da 3 mesi che non vediamo sta palla rotolare, però che addirittura l'Inter sia diventata l'Internet è vero, è forse una specie di DAD, di, non so, didattica a distanza per allenamenti. Fatto sta che questa è la notizia. Internet è pericolosissima, va spesso in rete. Vabbè, che... però ricordiamo a tutti che i Google fuori casa valgono doppio. Ancora, oh, e poi c'è questo regolamento. Il presidente della regione Abruzzo ha cambiato con un'ordinanza le regole del calcio e del basket. Qui Boccia, per impugnarle, deve rivolgersi alla FIGC, non alla Corte Costituzionale. Andiamo a leggerne alcune: modalità di gioco per calcio e pallacanestro, vietato sputare o starnutire a terra, vabbè, vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati, consentito il tocco del pallone con le mani solo se muniti di guanti, i portieri toccheranno il pallone solo se indossano i guanti, che devono essere comunque igienizzati, il pallone potrà essere recuperato solo tramite intercetto e non tramite il contrasto, sono vietate le scivolate, è vietata la marcatura d'uomo. Qua cambiano proprio le regole dello sport. Per la pallavolo gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva, vietato sputare, vietato recupero fisico seduto sdraiato nell'area di gioco, vietato invadere il campo opposto, che uno l'invasione la fa, non la vuole fare in realtà, però potrebbe farla. Queste sono le regole abbastanza folli. No contrasto, no scivolata, no marcatura uomo, prevedo partite di calcio con 15 gol per parte, perché se sta là tipo alla manifestazione appunto con i segni per terra, tutta qua là non puoi andare. E ancora la rivincita giurisdizionale di Zeman, quindi finalmente no marcatura uomo, torna ad avere senso anche le tattiche di Zeman. Inaccettabile che si siano dimenticati l'obbligo del cappello per il colpo di testa. Questa non è male effettivamente, perché il sudore va a sapere con la testa. Poi ancora, già immagino gli assistenti civici bloccare le partite con ehi tu, mettiti subito a zona, perché potrebbe, sai che in basket inaugurarsi anche questa figura. Andiamo avanti ancora. Non vedo l'ora di leggere le regole per la lotta greco-romana, perché in effetti poi ci stanno sport che come li fai? Cioè come funzionano? Se il calcio prevede di questi problemi. A seguire, la palla potrà essere recuperata solamente spaventando l'avversario con una bestemmia o atti intimidatori, tipo per far passare il singhiozzo, capito? Così e tu prendi la palla. Ancora, immagini dagli allenamenti di calcio in Abruzzo, questa pure è un'idea possibile. Oh, e poi ci sta proprio il... Le notizie, ennesimo successo sportivo del presidente Berlusconi, questo è l'account di Tajani, che ha portato il Monza in B. Il Monza torna in Serie B, il presidente Silvio Berlusconi. Andiamo avanti, questo è Tajani, abbiamo detto, questo è Silvio Berlusconi stesso. Ci ho sempre creduto, il Monza in Serie B, ora puntiamo ai vertici. Andiamo avanti. Vertici, come la fai duccia, praticamente l'avrà detto così. E quando ti pigli un Foggia? Cioè, perché la dice, se col Monza sei riuscito nella B, a questo punto prenditi anche le nostre squadre. Dai tempi del Milan, questo è sempre Berlusconi, mi sono sempre considerato fratello maggiore degli allenatori e dei giocatori. Lui ha questo rapporto molto confidenziale, molto da spogliatoio con i suoi dipendenti del calcio giocato. Presidente, qui immagino che lei stia raccontando di qualche sua performance. Performance di che tipo e perché quest'illazione? Perché ci sono dei precedenti, ovviamente. Questo è un Olbia Monza, Berlusconi ai tifosi, vi devo salutare perché devo andare a... Immaginate voi, questo è il video. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane. Ma che... Eccolo là, l'esultanza dei tifosi. E andiamo avanti. Dopo aver riportato il Monza in Serie B, avendo la A nel mirino, Berlusconi sta pensando di risollevare un'altra nobile decaduta. Trattativa in corso con Italia Viva. E andiamo avanti al prossimo punto di classifica.
Continuando a parlare di calcio, parliamo di programmi sportivi, parliamo di Paola Ferrari. Sono arrivata a Milano, scrive il 7 giugno ieri, ed è da questa mattina ho cominciato a starnutire. Non ho febbre, ma per evitare rischi anche agli altri, questa sera non ci sarò alla domenica sportiva. Speriamo di vederci domenica prossima. Hashtag allarme, hashtag raffreddore, TV Milano. Già dice, il virus è subdolo, ma è meglio stare in quarantena fino alla scoperta del vaccino, Paola. State accorta, stai attenta. Ma soprattutto qualcuno dice, lei insiste e dice, virus influenzale preso sabato in aereo. Una persona ha starnutito a fianco a me, avevo mascherina e guanti ma non mi hanno protetto abbastanza, quindi rispettiamo le distanze per proteggerci, cosa che Alitalia non fa. Una storia italiana, quella di Paola Ferrari, un giorno di incubazione, manco l'ebola, perché lei sabato gli hanno starnutito a fianco e la domenica stava già in quarantena. E il contagio più veloce del West, quasi a livello di quelle che rimangono incinte con lo sguardo, perché tutti sappiamo ormai che ci vogliono 2 settimane almeno per il coronavirus, se il virus viaggia in aereo, arriva prima, lei in aereo stava, ancora... Il mio vicino di casa sta annudito, ora in quarantena tutto il palazzo, perché se tanto mi dà tanto questa potrebbe essere la conseguenza, anzi è andata quasi bene, quando ha starnutito il mio vicino è crollata la borsa a Wall Street e a Hong Kong una farfalla ha rosicato, pensa... Ancora, pensa Paola che sei stata fortunata su un altro volo all'Italia, sempre sabato, un passeggero ha starnutito e per il contraccolpo si è staccata un'ala, altro che influenza, a te tutto sommato è andata pure bene. E allora stop al campionato, perché no? E andiamo avanti, numero 8. Questa è una grandissima storia del World Wide Web, White Web ai tempi dei social. Allora, questo è Guido Crosetto che scrive un tweet sul caso Palamara, c'è Palamara da Vespa, cittadino normale politico, sarebbero probabilmente o un politico in carcere, ingiustamente, lui è totalmente libero, giustamente, essendo un magistrato ha anche la possibilità di andare in TV a difendersi, questa è la fotografia più chiara della casta vera. Questo è un tweet di Guido Crosetto sul caso Palamara, la TV, l'uso della TV, eccetera, eccetera, se non che all'improvviso risponde Al Kogan, eccolo là, non so se si può inquadrare tra James Brown e Billie Eilish. Hulk Hogan dice sorry my brother, HH, Hulk Hogan, cioè, capito Michele? Hulk Hogan risponde a Guido Crosetto. HH in tutto il mondo è Hitler, quindi io pensavo perché gli è stato detto. Lo so, lui sempre è Hulk Hogan, poi magari chissà che voleva dire, però insomma noi prendiamo per buone le sue le iniziali. La notizia è che comunque Hulk Hogan risponde a Crosetto sul caso Palamara, che è un caso che prende da vicino Hulk Hogan da sempre. Crosetto risponde come se fosse la cosa più normale del mondo e dice what a pleasure bros, ha capito pure un po' di slang, gli dà you're always the best, big friend, sei sempre il migliore, grande amico, take care, stati buono, GC, che vuol dire Giuseppe Conte, mi dovevi dire adesso, che vuol dire? Vuol dire Guido Crosetto. Capito? Una grandissima, ma sapere che erano amici i Crosetto e Hulk Hogan, non rispondeva a lei, dice qualcuno che va insomma a fare un po' il precisino, ma a chiarire anche, perché il dubbio viene. Lui fa, lo so, ma perché non risponde? Gli apine, mi risponde Hulk Hogan. Io sono una persona educata, non è che perché Hulk Hogan non gli rispondo. E diventa subito notizia, ADN Kronos, Hulk Hogan risponde a Crosetto, mistero su Twitter. Perché è avvenuto ciò? Era un altro mistero. Colpa mia, scrive Emanuele Poli. Emanuele Poli mi hanno spiegato di essere un giornalista che si occupa di wrestling, non lo so, potrei dire una cosa sbagliata, ma insomma sta da quelle parti. Comunque ha rapporti con Hulk Hogan, perché colpa sua? Perché un paio di giorni fa Hulk mi aveva bloccato per sbaglio, capito Marco? Per sbaglio. L'ho contattato per fargli notare l'errore, cioè Emanuele Poli scrive ad Hulk Hogan, quindi, pure lamentandosi un po', dice Hulk, chi credi d'essere? Cioè, ma hai bloccato perché? Quindi mi ha sbloccato, capito Hulk? Chissà quanto è grosso Emanuele Poli, verrebbe da chiedersi. Mi ha sbloccato e per scusarsi ha scelto di rispondere a un post di Crosetto che avevo retweetato sulla mia bacheca. E Crosetto ha retweetato a sua volta, capito? Quanti giri fan tweet? Cioè, poi fa capire perché Poli aveva retweetato Crosetto. Comunque, Francesco dice, quanto non scusarti, hai creato un capolavoro, perché effettivamente è un grande scontro. Comunque lui anche ha il fisico da wrestler, effettivamente è andato a prendere uno che ha la stazza forse pure più grossa di Hulk Hogan. Eccoli qua, confronta Hulk Hogan, il fratello di Crosetto. E ancora, ecco qua, Guido Crosetto e Hulk Hogan litigano sulla gestione mediatica del caso Palamara Atlanta 1998, eccolo qua. E andiamo avanti col prossimo punto di classifica, numero 7.
Per la sera le notizie così bislacche di questi giorni, si ballerà ma a debita distanza, niente abbracci e niente balli lenti in pista. È un po' tipo la manifestazione a distanza, anche i balli, qua il governo riapre le discoteche, qualcosa a Salvini doveva pur concederla, lo diceva Costanzo prima. E non capisco francamente la polemica sulle discoteche, adesso si potrà ballare a 2 metri di distanza, quando ci andavo io all'epoca le ragazze mi stavano minimo a 10 metri di distanza, quindi da quel punto di vista del Zio Twitt si tratta di un progresso del distanziamento sociale. Aprono le discoteche, ma mi spiegate come si limona a 1 metro di distanza, cioè come si fa il contatto, quando avviene, qualcuno si chiede. C'è una citazione che abbiamo anche fatto su questo palco, quello della ballerina di Siviglia, le discoteche che riaprono con la musica da ascoltare ma non ballare, cioè il verso diceva non ballare resta ferma, e ballerina di Siviglia, più o meno si ritorna a quelle atmosfere lì. Un'idea per le discoteche all'aperto, riempitele e dite che state manifestando, perché in questo momento le manifestazioni sono tante, di tutti i segni. Riapertura discoteche, potranno ballare solo quelli con la musica dentro, cioè se hai la musica dentro comunque balli e sei soddisfatto, sei gratificato. Poi c'è questo video, dice vabbè, ma come si fa? Come si fa? Questo è un esempio, qua siamo in Olanda e ora pronti a gustarvi questo video, qua siamo in discoteca e questi si stanno divertendo tantissimo. Ora non sembra, ma guardate. Guardate lui. Non so se ci sia una colla, qualcosa che li tiene, comunque è pure difficile. L'altra venerdì scorso parlavamo di pogate, pensa a pogare con la sedia. Apriremo discoteche e club, ma dovrete venire già ballati da casa, se venite già ballati è meglio ancora. Ultima ora, il nuovo DPCM che verrà firmato in queste ore, le discoteche non riapriranno, quindi tanto rumore per nulla. E niente, le discoteche non riapriranno, è l'ennesimo sgarro di Conte a Salvini. E andiamo avanti con questo video sul tema di Leonardo Parata e Memore Migi. No Memo! Buongiorno Leo! Allora come va? Sono ritornato, sono particolarmente felice. Da quant'era? Da quant'era? Beh, sono 3 mesi. Di grande nostalgia, di grande rimpianto. Ecco. A metà luglio riapriranno le sale da ballo, le discoteche. Io sono venuto nel mio quartiere preferito, che è Testaccio, per insegnare loro le nuove dispositive che ci saranno quando riapriranno queste discoteche. Da questa cassa uscirà della musica. La musica tipica della discoteca. Il valzer, il tango, la mazurka, il cia-cia-cia. Vorrei radunare un po' qualche amico del Testaccio per venire qui e insegnare loro le nuove dispositivi. Guarda qui davanti, guarda. Gente c'è, Memo. Gente c'è, io li convocherei. Prova. Attenzione amici del Testaccio. Sono Memo Remigi, sono ritornato. Immagino che voi tutti andiate a divertirvi in queste sale da ballo. Però ci sono delle nuove disposizioni. Allora se voi raggiungete la pista vi mostrerò quali sono queste nuove direttive. Qual è la pista? La pista, qual è? Per favore, signore, raggiungete la pista. La prima direttiva è quella di mantenere i 2 metri sulla pista della sala da ballo. Non è meglio ammucchiata. No, guardi, ammucchiate non se ne possono fare. Ammucchiata vuole fare. Si balla meglio. Quando si sta tutti ammucchiati si balla meglio. Ma non si può più. Non si può più. No, dobbiamo rispettare le regole. Venga avanti lei, il primo signore. Ecco, il primo. Si deve posizionare qui. Si metta lì. Dobbiamo calcolare i 2 metri. 1, 2. Mettiamo il suo segnale. E lei può venire a ballare. No, la ringrazio, ma sono fatto un'infiltrazione proprio ieri al ginocchio. È solo una posizione. Ti ammiro, mi stimo. Ma non mi rompe i coglioni. Questo ci mancava. Li abbiamo posizionati tutti. Eccoli qua, guarda, vediamoli. Eccoli qua, sono tutti distanziati, come vedi. A questo punto, galli galli. Possiamo partire. Aspetta che ci sono già delle proteste, Memo. Che dice lei? No, non mi piace. Vabbè, lo balli a modo suo. A me piace il ciaccio e basta. Galli galli non mi piace. Galli galli non le piace. Galli galli ai piedi. Galli galli ai piedi, Lalli galli sarebbe, cioè poi il ballo dei galli. Galli ai piedi. Prime proteste, Memo. Prime proteste. Dobbiamo seguire le regole. Accendiamo lo stereo, attenzione. Monzi, 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 ci sto popolo di neghi che ha inventato tanti balli più famosi. Galli, galli, alli, galli, alli, galli. Allora, siamo i Mancusi, siamo i Mancusi.
Ma perché? Grandissimo momento. Tante ne voleva scegliere. Questo è uno. E c'è il fiatone? Vabbè, no. Ragazzi, come siamo messi con il twist? Ah, bene. Bello? All'epoca andavo al Piper. Andava al Piper la signora, capito? Memo? Andavo sul cubo. Ma rimorchiava, signora? Rimorchiava. C'era la fila. Hai capito? Twist, tutto il mondo. La gente si chiede perché. Finiamo con questo valzer distanziato. Lei è molto distratto. Con queste belle fanciulle. Sono distratto. Qual è che ti piace di più? A me, guarda, o bello o brutto, sono buone tutte. Ecco, a posto, va bene. Meno male che c'è la distanza, Memo, perché sennò qua. Bravissimi. 1, 2, 3. Leo, devo dire che stanno rispettando le regole. Questo sarà il nuovo modo di ballare quando apriranno le balere. A metà luglio. Noi abbiamo compiuto la nostra missione. Ma all'ultima puntata te ne vuoi andare così? Perché come me ne devo andare, scusa? Ecco. Hai capito? Mi ferirò. Saluto al direttore. Vabbè, Memo, è andata così. Ci vediamo a settembre. Dai, Memo. Dai. Un applauso a Leonardo, Memore Migi. E ai ragazzi e alle ragazze del testaccio. E andiamo avanti. Numero 6. Punto dedicato al sesso in Liguria, sono ripartiti anche i matrimoni. Auguri a Marta e Alberto, prima coppia di sposi a Genova post lockdown. Durante la pandemia non hanno perso la speranza di poter celebrare le loro nozze e ieri finalmente con mascherina e distanza di sicurezza hanno detto sì. Eccoli lì che si baciano con la mascherina. Visto che si baciano con la mascherina la prima notte delle nozze, che fanno? Niente sesso e camere separate? Così, la mia curiosità, perché se tanto mi dà tanto ci dovrebbe essere anche una conseguenza. Quando fai sesso devi indossare la mascherina allo studio dell'università di Harvard. E qua c'è la prima risposta, che è di Marco D'Ambrosio Fidelio. Vuoi... Beh sì, era un riferimento al film di Kubrick, Eyes Wide Shut, le mascherine. Vabbè, citazione. Pensavo che la coglieste, cos'era? Troppo. Non pensavi? Che fosse colta, insomma. Andiamo avanti. Scusa Diego. Sì, prego. Non hai fatto notare la foto di Macox. Vogliamo tornare indietro? Io queste cose, queste cose. C'è il nuovo account. C'è il nuovo account di Macox. Ehi, seguite tutti il nuovo account di Macox. No, per farvi bloccare anche su quell'altro. Assolutamente no. Da Macox, con la foto di Macox giovane, per tutte le età, per tutte le perversioni. Ultima ora. Con la mascherina non l'avevo riconosciuto, moglie si ritrova a fare sesso con suo marito. Ma il peggio è stato quando al momento di maggior godimento l'ha chiamato col nome dell'idraulico, perché appunto cose che accadono. La nuova perversione è fare sesso con la mascherina. Ci ho provato, ma la mascherina mi vede più come un amico e quindi diciamo... Mamma, papà, mi raccontate di nuovo come vi siete conosciuti? Certo, amore, eravamo entrambi positivi al Covid-19 e ci siamo trovati sull'app Immuni e da lì è nato tutto. Andiamo avanti, punto numero 5. Momento tracciabilità, app Immuni, Salvini, io non scarico assolutamente nulla. Sì, perché ha scoperto che non si possono fare video o selfie con l'app Immune. Vabbè, comunque sia, perché questa presa di posizione per problemi di privacy, lui per qualsiasi informazione decitofona direttamente se vuole sapere una cosa, non ha bisogno del tracciamento. Salvini non scarica Immuni, dice Selvaggio Lucarelli, del resto lo conosciamo tutti come uomo schivo, abbottonato, ossessionato dalla privacy. O anche perché gli ha detto Orban che ha provato a scaricarla e non va. Voi ricorderete appunto quella modalità di messaggistica tra Orban e Salvini attraverso questi messaggi fotografati, tra l'altro. Arriva il comune di Bugliano, di cui abbiamo parlato una settimana fa, grande protagonista di un diciamo diverbio, chiamiamolo così, con Frattini. Comincia a Bugliano la sperimentazione con microchip 5G e app Immune in collaborazione con l'Università di Livorno. Eccola qua. Andiamo avanti. A me l'antenna 5G prende male, il microchip mi fa contatto con Radio Maria. Dove posso contattare il supporto tecnico? Queste sono conversazioni che sono abbastanza realistiche. Io per risparmiare ho messo quello del mio cane e devo dire che tutto sommato va. Ancora, il microchip dopo 2 calici di vino rosso fa ruggine, è normale? Inoltre col 5G installato faccio 4 km al minuto, potrei avere problemi in futuro? Tutte domande lecite. Vi siete dimenticati il mercurio, senza il quale il 5G non può alzare la temperatura? Ricorderete le teorie alla manifestazione di Pappalardo? Ancora,
Vedete che ha ragione Salvini a non scaricare l'app Immuni. Chissà quanti altri comuni al soldo dei Soros e delle multinazionali del G5 come Bugliano ci sono in Italia. Eccola qua, questa è la sperimentazione del comune di Bugliano, che viene retweetato da chi? Da Franco Frattini, eccolo là, che ritorno ormai, cittadinanza onoraria per Franco Frattini. E andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti al prossimo punto di classifica. Numero 4. Non mi ricordo più com'era la vita prima di leggere la scritta, registrato prima del DPCM del 4 marzo 2020 in qualsiasi programma televisivo. Voi sapete che da quando non c'è più il pubblico, i programmi registrati hanno il pubblico. Uno dice: perché là c'è il pubblico e a Propaganda Live non le sa come? Perché quel programma è stato registrato prima. Però questa cosa un po', diciamo, si è esagerato. Ogni volta che leggo programma registrato prima del DPCM coronavirus, mi ricordo che esiste una quantità enorme di persone convinte che quello che vedono in televisione stia accadendo in quel preciso momento. È una cosa, diciamo, che può accadere. Lo diciamo, questo, quello che vedete sta accadendo in questo preciso momento. No, diciamolo, perché che ora è? È 1:04. Dopo anni impiegati a pensarci, ho finalmente scelto il mio epitaffio. Programma registrato prima del DPCM 4 marzo 2020, effettivamente può essere efficace per raccontarsi. Poi è tornata la Leosini, Franca Leosini, e questa è appunto un'immagine tratta dal suo programma. Franca è così avanti che, pur avendo registrato il programma prima del DPCM del 4 marzo, sapeva che la libreria sullo sfondo sarebbe diventata di tendenza in TV e quindi si è portata avanti. Salutiamo Franca Leosini. E poi arriviamo a questi programmi abbastanza così surreali. Notare come De André fosse ligio al mantenimento delle distanze, nonostante il programma sia stato registrato prima del DPCM del 4 marzo 2020. Vedete, questo è il programma di là sopra, quello è De André, sopra c'è scritto che è stato registrato prima. Ancora, la scritta programma registrato prima del DPCM sul coronavirus su un'intervista di Enzo Biagi a Federico Fellini fa abbastanza ridere, anche questo è accaduto. E a seguire, grazie dell'info, qua c'è Enzo Biagi che intervista Michele Sindona quando l'ha fatto prima del DPCM sul coronavirus. Ma giusto un paio di giorni prima, si stava giusto adattando alle nuove normative. Così va meglio, così come programma registrato prima del DPCM sulla peste dei promessi sposi. Allora sì che torna tutto ad avere senso. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti? Andiamo avanti, sì, andiamo avanti, andiamo fuori, andiamo fuori, andiamo fuori, giusto? Perché sì. Cominciavi così, coi tuoi primi perché, sulla riva dell'acqua che cantava per te, tra i discorsi del vento e la tranquillità di un canale tra i campi e il mulino che va. Era il tuo passatempo quando stavi laggiù, far dei cerchi nell'acqua, non chiedevi di più. Oggi invece non senti quella tranquillità, devi stringere i denti per restare in città. L'ambizione è il tuo credo e per lei sottostai alla legge precisa di non cedere mai. Ma la riva è lontana più di quello che sai e i tuoi cerchi nell'acqua non finiscono mai. Ogni giorno una prova che vuoi vincere tu e la sera ti trova a non ridere più e ti assalgono dubbi per la vita che fai e per quello che hai dato contro quello che hai. E aspettando un amore o qualcosa di più a far cerchi nell'acqua non rimani che tu. È importante però che tu resti così, come quella di ieri, ben lontano di qui, tra i discorsi del vento e la tranquillità di un canale tra i campi e il mulino che va. Ma
la gente che vede come vivi anche tu, forse, forse non crede che sei sempre laggiù, e la gente sorride per la vita che fai, ma i tuoi cerchi nell'acqua non finiscono mai, non finiscono mai. Un grande applauso a Memo Remigi, che non suonava con noi da prima del DPCM in questione. Grazie. Ciao Memo, grazie. Ciao. Memo. Grazie a te. Grande protagonista di questa stagione, grazie. Anche lui di Propaganda Live. Grazie Memo. Grazie a Chiumilli e a Valentina Del Re. Anche loro grandi protagonisti di questa stagione, lo dico a tutti quanti. Oh, ecco, grazie. Allora, dove siamo? Punto numero 3. Eccoci qua, OMS, no ai guanti neanche al supermercato, lo abbiamo parlato prima con Marco, questa è stata una notizia, andiamo a vedere alcuni commenti, e mettete i guanti, levate i guanti, rimettete i guanti, rilevate i guanti, gli taglierei qui i guanti, questa diciamo citazione verdoniana, c'è gente che sono 3 mesi che porta gli stessi guanti sopra, ci sono pure le prove dell'esistenza degli alieni su quei guanti, quindi inevitabilmente andrebbero tolti, bisogna prendere con i guanti tutto ciò che viene detto dall'OMS sui guanti. Ancora, visto che sta girando questa notizia, è vero, l'OMS consiglia di non usare i guanti monouso come misura di prevenzione, ma non lo consiglia oggi. L'unica confusione è quella di alcune testate, il suggerimento è del 9 marzo scorso, ne abbiamo parlato prima. Finalmente potremo tornare ad aprire i sacchetti per le verdure senza bestemmiare. Ricordo a tal proposito il primo, forse, Re Bibbia Quarantina, dove c'eri tu che andavi a comprare verdure. L'OMS, è molto raro che un asintomatico trasmetta il virus. OMS, starnutirsi nel gomito non serviva un cazzo, ci divertiva solo l'idea che vi insozzasse i Kashmir, questa cosa di starnutire nel gomito. Ma quando si tornerà a... è poco più dell'influenza, il giro finisce o si riparte da capo? Perché potrebbe essere appunto una ruota, no? Ancora, praticamente nelle ultime ore si è scoperto che alcuni DPI non servono a niente, gli asintomatici non sono potenziali untori, il virus non resiste sulle superfici, a breve ci diranno che l'OMS è l'organizzazione musicale salentina. Ancora, l'OMS è quell'amico che ti suggerisce le risposte ai compiti in classe, ma poi in realtà ne sa nemmeno lui. A seguire la prossima dichiarazione dell'OMS è pandemia, avevamo detto Pandoro, veramente, Pandoro. L'OMS smentisce la croce sulle punture di zanzare e non fa passare il bruciore. E ancora, nel pomeriggio di oggi, l'OMS ha chiarito la sua posizione sul contagio degli asintomatici, stabilendo elevata pericolosità della trasmissione del virus da parte di chi non ne presenta sintomi, ma è comunque positivo. E quindi non è l'OMS che cambia opinione, siete voi che non capite un cazzo. E andiamo avanti al punto numero 2. Pagine Facebook che ci fanno volare, bagno rendi anni 60, 70, 80, la nostra passione per così dire, questo qua, che bello quando riempi la tua vasca per un bagno rilassante, entri dentro, adagi la schiena e dai una craniata sul lavandino, eccolo là, in posizione pericolosissima. Lo specchio, eccolo lassù, sta per essere inglobato dal soffitto, effettivamente è ficcato nel soffitto. Ancora, la chiave fuori, eccola qua, dalla porta, invita a non chiudersi dentro, potrebbe provocare traumi. E ancora, ha sicuramente ispirato lo scenografo di Parasite, in effetti è molto simile. Oh, e poi c'è questo tatuaggio bellissimo, no pain, no gain. È così. Poteva almeno scrivere la pronuncia pain, scritto P-E-I-N. Forse sarà uno scrittore e quindi dice no pain, no gain, senza penna, non c'è, come dire, non c'è dolore. Ancora. Avrà una cartoleria. Sotto. Avrà una cartoleria. Vabbè dai, sarà stato pugliese il tatuatore, sì, no pen, no gain. No pen. No pen, no pen. E poi c'è questo tatuaggio, fantastico. Con dolore io. A me sembrava un dorsale quando l'ho visto la prima volta, invece è un pettorale. Ah no, poi io ho visto un dorsale. Per fortuna è piccolo e discreto, lo noteranno in pochi, diciamo è... Ancora, secondo me non è male per essere stato fatto con la fiamma ossidrica, tutto sommato è venuto bene.
quanti giorni di prognosi gli hanno dato. E poi c'è questo, per chi appunto non vuole perdere troppo tempo a truccarsi, le linee le ha tirate con Righello ed ha fatto queste sopracciglia così. Ancora, le famose sopracciglia a codice a barre sono venute così. Tanto che se ci passi lo scanner del supermercato ti esce un prodotto a caso. Cioè tu ci passi lo scanner e escono fuori, non so, le zucchine. E poi c'è questo, qua stiamo a cucinare male. Non era una leggenda, uova all'occhio di bue, ne avevo sentito parlare. Sono venute fuori così, credevo un'ostrica su un pancake. Ma ancora, ma quale occhio? È chiaro che stiamo parlando di un'altra parte del corpo. Se vibra me la vendi? C'è gente che ha delle perversioni all'improvviso. Io da ostetrica la trovo una scena familiare. Ci credo. Si vedono i capelli, spingi! Bellissimo. E questa diciamo che è definitiva su questo punto. E andiamo avanti al numero uno. Al numero uno, Giulia da Codogno. Stamattina sono tornata a scuola a ritirare dei libri. La mia classe era esattamente come l'avevamo lasciata all'una e mezza del 21 febbraio. L'unica ad essere cambiata ero io. Un applauso a Giulia che ci ha raccontato tutto ciò dall'inizio. E andiamo verso la VAR di puntata. Allora, andiamo a vedere i commenti a questa puntata. Giulia, sono sicura di riuscire a metterla a dormire prima dello spiegone. E invece no, per l'ultima puntata di Propaganda vuole stare in prima fila pure lei. Vi salutiamo da Amsterdam. Un saluto ad Amsterdam, a Giulia, a chi ci segue, in questo caso dall'Olanda. Alessandra, Zero Calcare con i suoi pantaloncini riabilita il nostro look. Signorina Silvani Fantozzi, Propaganda forever. Anche Michele forever, diciamo. Verrai anche così, ne sono certo. Ancora, Zero Calcare coi bermuda in prima serata. È come quando le amiche ti dicono non preoccuparti, è una serata tranquilla. E poi loro sono vestite che manco per la serata degli Oscar. Diciamo, tu più o meno il contesto l'hai capito. Poi decidi te, insomma, cioè, qua ci stanno vari outfit. Per Tegapom, verità e giustizia, spiegone da Milano da brividi stasera. Grande Marco, sostegno e solidarietà ai genitori e familiari di Giulio. Un applauso a Claudio e Paola Reggeni che sono stati i nostri ospiti nella prima parte della puntata e che continuano a chiedere verità e giustizia per Giulio. Noi in questi 4 anni e mezzo, scrive Stefano, abbiamo visto tante zone grigie e tanta ipocrisia, basta atti simbolici ma cose concrete, parole di Paola Reggeni. Ancora un applauso per lei. L'account è Verità per Giulio, cita, noi vogliamo una verità che si basi su una verità processuale su Giulio, sono stati violati tutti i diritti umani, l'abbiamo detto e ridetto e continueremo a dirlo. Brisbane, Australia, sabato ore 5:15 del mattino, come italiano in terra straniera, scrive Ilario, il Covid ha stravolto la mia vita e costretto a rivedere i miei piani, ma in questo momento di difficoltà, incertezze e delusioni, l'unica certezza è stata Propaganda Live. Grazie ragazzi, grazie a Ilario. Dall'Australia, Daniela Trovato, Claudio e Paola Reggeni, a me toccano sempre il cuore, si vede che sono sofferenti, stanchi, ma non si arrendono e non lo faranno mai. Spero che gli arrivi l'affetto di tutti noi, non sarà granché, ma devono sapere che non sono soli. Grazie ancora e l'affetto non mancherà mai in tal senso. Ancora, Ugo Takashi, festeggiare 10 anni di vita insieme a casa con l'ultima puntata stagionale di Propaganda. Non apprezzo, tanti auguri per questo anniversario. Ancora verità per Giulio, chi indossa un braccialetto e espone uno striscione ci dà forza. Claudio e Paola ringraziano Gabriele Lazzarotti che sulla chitarra, sul basso, espone l'adesivo. Verità per Giulio Reggeni. Tra vasi si dice state sereni e io sto sereno. Vaso degli esseri, questo è il tweet dello staff del Vaso degli esseri che ringraziamo. Autorevolissimo. Consiglio dei ministri, ecco qua Giuseppe Liotto, queste sono le prime riunioni, sono stati anche annunciati gli stati generali dei vasi. Enrico Letta partecipa twittando le dichiarazioni del vaso degli esteri con un hashtag che dice tutto, verità per Giulio Reggeni. Un applauso a Enrico Letta e un ringraziamento. Roberto, comunque Zero Calcare è proprio migliorato nella sua forma di essere in TV, poteva andare peggio, mi sembra un'ottima sintesi, un'ottima sintesi. Insopportabile amico, quanto stile e quanto groove, King Frankie I Energy MC. Un grande applauso a Frankie che è stato
Il nostro ospite ha cantato per noi e con la Propaganda Orchestra, ancora. Piccola America, ciao Zoro, ciao Maccox, le arene gratuite d'Italia sono tutte senza film. Voi che dite, proiettiamo tutte le vecchie puntate di Propaganda, sarebbe comunque una grande serie. Andiamo a vedere ciao, questo Diego, video. Ciao Diego, ciao Maccox, qui il Piccola America da Piazza San Cosimato a Trastevere, c'è anche Federico. Ciao Diego. Ciao ragazzi, allora mandiamo questo video per denunciare che al Piccola America, nell'Arena La Cervelletta e a San Cosimato e Ostia, dove sei venuto anche tu Diego con Medici Senza Frontiere e Kassovitz, non concedono più i film. C'è l'Anica, presieduta da Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, che manda ai distributori delle indicazioni di non concedere i film al Cinema America e a tutte le arene gratuite d'Italia, insieme al Giambellino di Milano, al Furgon Cinema che porta il cinema nelle aree terremotate del centro Italia, la Guarimba in Calabria, abbiamo denunciato tutto questo. Non ci danno i film, siamo senza film e vogliamo mandare un appello però a tutta Italia, a tutte le realtà d'Italia che organizzano arene gratuite. Se non vi danno i film, scrivete al Piccola America, perché non siete soli e tutti insieme lotteremo per continuare a proiettare i film gratis nei parchi, le spiagge e le piazze dei nostri paesi e delle nostre città. Ciao a tutti! Scriveteci! Un applauso al Cinema America, questo è l'appello, la denuncia del Cinema America e degli altri cinema che portano cinema gratuito nelle piazze. So che c'è una discussione in corso anche con gli altri produttori che stanno cercando comunque di affrontare il problema e di rispondere a questa denuncia. Per quanto riguarda la Fandango, che produce questo programma e cui va il nostro applauso a Domenico Procacci, i film della Fandango, perché ne so, sono a disposizione del Cinema America e non solo del Cinema America. Andiamo avanti col prossimo, Francesca Mannocchi. Un applauso a Francesca Mannocchi, che è stata nostra corrispondente, ci ha raccontato la Libia, ci ha raccontato lo Yemen, a raccontare i fuori e i dentro, mica sono capaci tutti voi, sì, buon finale di stagione, grazie davvero di cuore Francesca. Il riassunto dell'anno, nella buona e nella cattiva sorte, insieme a Propaganda Live, grazie ancora Silvia. Giada De Martis, complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno condiviso quello che hanno visto e vissuto in prima persona, grande merito a Propaganda Live che si riconferma una piattaforma che dà voce a tutti noi, Black Lives Matter. Giulia Lazzarotti, cosa faremo dal prossimo venerdì sera? Mica ci toccherà uscire, è stata una quarantena più leggera, grazie a voi, anche da Londra, ci mancherete un sacco, a presto, abbiamo raccontato anche Londra. Appetì, prime patatine fritte e prima Propaganda, dopo mesi di tentativi falliti abbiamo capito che è uno dei modi più facili per finire nella barra e usare dei bambini, ma non ne abbiamo, abbiamo rimediato com'è possibile, ci siete riusciti, con l'enogastronomico si va sempre forte, ecco qua, ci siete riusciti direi. Elena Crescenzi, momento di altissima tensione quando devi fare la doccia ma devi anche guardare l'ultimo racconto per immagini, grazie per quest'anno passato insieme, grazie per il senso di comunità a settembre, spero che le due cose siano state possibili entrambe, anche il computer messo qui nel bagno, lo vedo, e davanti alla doccia Jacob, il matrimonio di domani è rimandato, oggi è l'ultima puntata di Propaganda, speriamo almeno di finire in bar di puntata, detto fatto, accontentati. Ancora, cosa abbiamo? Silvio Pagliara, l'unico monumento alla schiavitù che non morirà mai, Xel il Capannon, un applauso ad Andrea Pennacchi che oggi si è esibito qui di fuori nel piazzale. Frankie Energy stasera a Propaganda Live insieme a Karim Abdul-Jabbar, una delle nostre sagome che ci hanno fatto compagnia in questi mesi. Che anno Propaganda Live, non voglio più sognare, tratto dai discorsi fatti in Piazza del Popolo domenica. L'ultimo tweet è di Valentina Lodovini, il ragazzo della manifestazione a Roma si chiama Arun Fall, esattamente non mi ricordavo il nome, grazie a Valentina, grazie ad Arun Fall. E poi l'ultimo tweet è di Verità per Giulio, grazie a Propaganda, Zoro, Gabriele per Propaganda per Giulio, grazie Enrico Letta per aver espresso solidarietà alla famiglia Reggeni. E saluto, posso? Leggo? Allora, è il momento dei nomi, devo ringraziare, ringraziato già Domenico Procacci della Fandango, fate un applauso lungo di quelli fatti, Claudio Zampetti, la redazione e la produzione, Leonora Olivieri, Paolo Scocco, Edoardo Conti, Daniela Castellacci, Mariangela Corona, Francesco Iacubino, le sagome sono tutte qua, Sabica Sciapovia, Diego Pierini, Francesco Fumarola, Alessia Trovato, Marco Di Fabio, Riccardo Palone, Valerio Cannone, Martina Martorano, Simone Zivillica, Luca Zampetti, ai filmmaker che mi hanno aiutato a raccontare tutto quello che avete visto, Pier Francesco, Cidreniti, Matteo Macor, Leonardo Parata, Antonio Bravetti, Lucia Maggi, Veronica Altimari, alla regia, Igor Skofic, Alice Ierinò, Daniela Santi, Matteo Nunzi e Giovanni Marino, al reparto tecnico.